Io volevo che lei cominciasse dicendo alla Corte se lei ha mai avuto rapporti e di che genere con l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. E allora, in modo molto sintetico, io sono stato affiliato intorno al 1975-76, ora non mi ricordo la precisione, con il ruolo di soldato semplice, che ho ottenuto fino al 1991-92, in quel momento ho assunto la reggenza del mandamento di San Giuseppe Iato, reggenza che ho mantenuto fino al momento del mio arresto, 20 maggio 96, dopodiché ho cominciato a collaborare, quindi automaticamente mi sono escluso da Cosa Nostra. Signor Busca, io la prima contestazione, dico, lei nel corso dei vari verbali ha sempre indicato la data della reggenza come 89-90, adesso diceva 91-92. Sì. Pensavo un'altra così, ha ragione, sì, è vero. Anche nel verbale del 22 giugno 2017, sì, per sì, esempio. Sì. Ecco, è così, sì, 89-90, sì. Perfetto. Senta, lei al di là di quella che era la sua posizione personale all'interno di Cosa Nostra, aveva anche una posizione familiare, diciamo, all'interno di Cosa Nostra, cioè famiglia di sangue, intendo dire. C'erano altri componenti della sua famiglia che facevano parte di Cosa Nostra? C'era mio padre, c'erano due cugini di primo grado. Signor Brusca, dica, non dia per scontato che tutti sappiamo di chi parliamo, dica sempre nome e cognome. Mio padre Brusca Bernardo. Il cugino di mio padre Brusca Mario, il cognato di mio padre, mio zio Brusca Giuseppe, un altro cugino di mio padre buon marito Bernardo, un altro mio cugino Brusca Vito, mio fratello Brusca Emanuele, e poi c'era mio fratello Enzo, che non era ritualmente affiliato, ma diciamo era ben inserito nel contesto criminale. Doveva essere affiliato, non è stato affiliato per un problema di contingenza, diciamo. Quindi io le faccio questa domanda, dico, le cose che lei ha saputo e che poi adesso ci verrà a dire, dico, dipendono sia dalle sue conoscenze dirette, sia anche da conoscenze di suoi familiari all'interno di Cosa Nostra? Sì, potrei dire più dirette e poi automaticamente di tutti i miei parenti. Senta, suo padre, Brusca Bernardo, aveva il ruolo dirigenziale, ci può dire in quale mandamento? Mio padre ha assunto il ruolo dirigenziale dal 1982-83, quando ci fu la famosa riformulazione dei mandamenti della provincia di Palermo, anche se lui di fatto reggeva il mandamento in sostituzione di Antonino Salamone. E stiamo parlando di quale mandamento? San Giuseppe Iato. Perfetto. Senta, suo padre aveva rapporti con Rina Salvatore, che genere di rapporti aveva? Ci ha già risposto poco fa, dico, però è il caso di specificarlo. Diciamo che erano compari a causa della mia affiliazione in Cosa Nostra, ma avevano un rispetto tal punto che mio padre considerava il mandamento con quello di Colleone unico, e quando sono stato affiliato si figuri che mi ci ha messo a disposizione che qualunque cosa lui avesse bisogno mi ci mettesse a disposizione senza bisogno di essere autorizzato con le regole normali di Cosa Nostra. Senta, dopo suo padre viene arrestato, credo di ricordare, nel 1986, è giusto come data? Come ultimo arresto, sì. Sì. Ultimo, penultimo. Dal 1986 in poi c'è stato un ruolo di Rina all'interno del mandamento di San Giuseppe Iato? Cioè Rina frequentava San Giuseppe Iato? Frequentava credo in quel momento no, però ne aveva la disponibilità di dirigere il mandamento, che in quel momento era assunto da Baldassare Di Maggio, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, che poi venne sostituito da me alla fine del 89-90. Senta, c'era nel territorio che vi riguardava una cantina che si chiamava Caggio? Con la sì, cappa. Ed era, fra virgolette, gestito da mio fratello Emanuele, ma per conto di Rina Salvatore, di mio padre,
di tutte, diciamo, tutti, di tutti gli associati. Rina veniva per il periodo della vendemmia o comunque anche in altri periodi dell'anno presso la Caggio? Ma credo che Rina alla Caggio, che ho ricordi, non ci cerco mai fisicamente, ma può essere pure che magari qualche volta ci sia passato, non lo escludo, però la gestiva, la osservava e tutto passava da lui indirettamente, o attraverso il mio fratello Emanuele o attraverso il nipote Giovanni di Grizzaffi. E frequentava Contrada d'Ammusi, se ci può dire che cos'è Contrada d'Ammusi prima di tutto? Contrada d'Ammusi è una zona del territorio di San Giuseppe Ato, non vorrei, però credo che fosse anche di San Giuseppe Ato o di Monreale, non mi ricordo, dove Rina si era costruita un'abitazione, una casa che utilizzò dall'80 con la cosiddetta guerra di mafia, con l'omicidio di Stefano Bondano, dovrebbe essere Pasqua 81-82, non mi ricordo la data, fino all'86, poco prima dell'arresto di mio padre, per il estivo o in opere estivo o di feste, Rina si recava in quell'abitazione, che penso che sia attualmente ancora presente, anche se poi la proprietà è stata venduta. Senta, Rina, che è evidente che la posizione che aveva, cioè io volevo capire all'interno di Cosa Nostra la figura di Rina come era vissuta, nel senso era un monarca assoluto oppure c'era democrazia, diciamo così, all'interno dell'associazione mafiosa? Diciamo che c'era, non so se il termine è giusto, una democrazia dittatoria, cioè nel senso che democrazia finché tutti raccontavano e decidevano e concordavano con lui e decidevano le sue volontà. Quando c'era qualche cosa che non andava di suo gradimento, le conseguenze, il 99% erano le estreme, la vita. Non so se ho spesso bene il concetto. Sì, perfettamente. La regola quale sarebbe dovuta essere, diciamo, per le decisioni più rilevanti, chi avrebbe dovuto decidere all'interno di Cosa Nostra? Secondo le regole dovrebbe decidere un po' la commissione, quelli che sono, però diciamo che decideva quasi sempre tutto lui. Quando gli stava bene acconsentiva quello che diceva la commissione, quando non gli stava bene faceva in modo che la commissione decidesse quello che diceva lui. Non so se questo gioco di parole sono stato chiaro. Sì, senta, lei ha riferito anche di riunioni, diciamo così, separate, pochi componenti della commissione che venivano via via compulsati da Rina separatamente, non in un'unica soluzione. Sì, erano quelli più fidati. Una sorta di riunione preliminare verso poi quelli che venivano alla decisione finale. Chi sono i più fidati di Rina? Chi erano i più fidati di Rina? In quel momento era in pole position, c'era Giuseppe Giammo Gambino, perché pole position, perché l'aveva più portata di mano, quello che gli dava la possibilità di per l'esecuzione. Giuseppe Giammo Gambino era quello che aveva buoni rapporti con i cosiddetti salotti buoni palermitani. Poi c'era il mandamento di Resuttana, capeggiato da Francesco Madonia, ma di fatto era Antonino. Poi c'era Raffaele Ganci della Noce, poi c'eravamo noi di San Giuseppe Iato, Cancemi Salvatore, quando sì e quando no. Sostanzialmente erano questi quelli più fidati, e poi tutti gli altri, non c'erano difficoltà. All'interno di Cosa Nostra Rina era a conoscenza di tutto quello che accadeva o poteva comunque arrivare ad essere a conoscenza di tutto quello che accadeva? No, non era sempre tutta a conoscenza di quello che accadeva, e quando lui non era a conoscenza di quello che accadeva non gli interessava tanto, dipende qual era l'oggetto, ma perché e perché non è stato informato. Voleva sapere il motivo per cui è stato fatto, ma principalmente perché non è stato informato. Ed aveva, diciamo, all'interno di Cosa Nostra relazioni con molte persone che potevano dirgli perché era successo, diciamo. Cioè... Esatto. Tutto quello che avveniva
non dico in Sicilia, ma quantomeno a Palermo, dovevo passare dalle sue mani. Perfetto. Senta, lei ha avuto modo di conoscere anche Nino Madonia? Sì, posso dire che dopo l'arresto di Bagarella è stato, fra virgolette, il mio maestro d'arte. Cioè, ce lo vuole esplicitare? Cosa significa questo? È che con cui mi ha imparato il mestiere di fare parti Cosa Nostra, omicidi, attentati, tutto quello che riguarda Cosa Nostra. Diciamo, è stato, fra virgolette, il mio maestro di esecuzione più che altro. Quando avviene questo suo apprendistato, diciamo così? Ma guardi, prima di Antonino Madonia c'era Leluca Bagarella. Bagarella è stato arrestato luglio 79, se non ricordo male. Fino a quel momento avevo sia Bagarella che Madonia, però principalmente Bagarella. Dopo che è stato arrestato Bagarella, diciamo, collaboravo al 99%, poi sono stato quasi sempre autonomo con Antonino Madonia. Quindi avete commesso anche degli omicidi insieme? Sì, omicidi, strage, la strage di Ignazio Bidone Federico, la strage della circonvallazione, tanti omicidi, abbiamo collaborato assieme per la cosiddetta guerra di mafia, ho commesso tanti omicidi con Antonio Madonia. Senta, ci può descrivere, per quanto è a sua conoscenza come appartenente a Cosa Nostra, quale era la posizione effettiva, diciamo, di Madonia Antonino all'interno di Cosa Nostra? Come ho detto poco fa, ufficialmente era il padre Francesco, il capo mandamento, ma di fatto era lui, partecipava lui alle riunioni, poi decideva lui, faceva tutto lui. Quindi, diciamo, di fatto dirigeva il mandamento di Resuttana? Esattamente, esattamente. Pubblico Ministero, ho bisogno di interromperlo un attimo. Prego. Diamo atto che, come avevo anticipato, ci sono la telecamera, l'operatore video messo sopra nella parte riservata al pubblico di una testata giornalistica. Quindi io su questo... Più volte le parti hanno già espresso la loro posizione, mi chiedo di ribadirla, cioè se c'è il consenso alle riprese con esclusione dei volti degli imputati. È sempre questa la posizione di tutte le parti? Sì, Presidente. No, la posizione è sempre questa. Io chiedo adesso all'avvocato, penso che sia scontato, ma chiedo all'avvocato D'Aquila per quanto riguarda il collaboratore. Esattamente la stessa posizione, cioè, senza che non c'è consenso alle riprese. E quindi la Corte, sentite le parti, autorizza la ripresa audiovisiva dell'udienza con assoluta esclusione delle immagini degli imputati e del soggetto dichiarante. Quindi ne deriva che lei non può assolutamente riprendere gli schermi sui quali vengono proiettati in videoconferenza sia l'immagine dell'imputato che, per quello che si vede, l'immagine del dichiarante. Sono stato chiaro? Va benissimo. C'è stato Poi, signor Brusca, veramente soltanto per una questione, diciamo, di chiarezza ulteriore, chiedo scusa Pubblico Ministero, poi vi do la parola. Io le avevo già detto che lei appunto era stato sentito in altre occasioni con gli avvisi del 64, io però comunque glielo ribadisco l'avviso. Lei, ripeto, deve sapere che se rende dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri soggetti, rispetto a questi fatti lei assumerà l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di legge previste dall'articolo 197 bis. Ma salve queste eccezioni, lei diventerebbe testimone, come infatti sta facendo. Quindi lei mi pare che ha già detto, però ce lo ribadisca, che intende rispondere, è così? Sì, sì, confermo, signor Presidente. Va bene, Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Allora, mi stava dicendo appunto che Madonia Antonino reggeva il mandamento di Resuttana. Era geloso di questo territorio, cioè nel mandamento di Resuttana era possibile agire senza che Nino Madonia lo sapesse? No, completamente, era di una gelosia unica. Accettava la collaborazione di altri quando non ne poteva fare a meno, ma quando era possibile faceva tutto da solo o con i suoi uomini più fidati del mandamento.
Ecco, allora le faccio questa domanda. Faceva anche omicidi riservati, i cosiddetti omicidi riservati, il Nino Madonia? Sì, Rina di questo lamentava di qualche cosa, come poi ho potuto scoprire strada facendo, e più di non solo di omicidi, ma anche di contatti personali che si teneva per sé, e quindi Rina diciamo che lo amava e lo odiava. Cioè lo stimava, ma dal punto di vista mafioso chiaramente, però, lo temeva. Come suol dire, si sentiva preso in giro. Senta, che cosa, quali i malumori di Rina nei confronti di Madonia, in che cosa consistevano? Cioè, ma, quali erano le cose, le lamentele di Rina? Qualche contatto a livello istituzionale, nel senso per aggiustare il processo o qualche altra cosa, è un fatto che mi costa a me personalmente. Mi scusi, fermiamoci qua. Quali? Sì. Tipo aggiustare processi, o aveva qualche contatto con qualche persona istituzionale, tipo il cognato di Giuseppe Giacomo Gambino, l'imprenditore, non mi ricordo come si chiama, in questo, comunque in questo momento non mi ricordo come si chiama, che l'avevano combinato senza chiedere l'autorizzazione per metterlo solo fra le mani, altri beghe diciamo di questo genere. E a Rina gli davano fastidio. Stiamo parlando di quale cognato? Perché lei lo sa, Giuseppe Giacomo Gambino ha avuto due mogli, quindi è un imprenditore notissimo, però in questo momento io non mi ricordo il nome. La prima o la seconda moglie? Pilo. Non se lo ricorda. Giovanni se era un Pilo. Parente della prima o della seconda moglie? Forse sta dicendo un nome. Ha detto? Giovanni Pilo. Ah, Pilo, certo, certo. Giovanni Pilo, quindi se l'è ricordato? Sì, purtroppo l'età mi brutti scherzi, ogni tanto qualche defaianza. Le risulta che avesse notizie da campi istituzionali, diciamo così, avesse relazioni, per esempio, con la polizia? Guardi, lui una volta mi stupì, perché Antonio Madonia al mio pari, conosceva tutte le abitudini di Rina, dove andava e dove non andava. Quando lui, nel periodo che lui abitava a San Giuseppe Iato, il Madonia ha fatto di tutto per scoprire dove abitava, e un giorno si presentò lui con un fiorino, con a bordo due motorini per regalo ai figli, e Rina questa visita non lo gradì nella maniera più categorica. Ha saputo come lui era venuto a conoscenza di questo sito dove lui abitava, e Rina non stava tanto tranquillo. Quindi questa risposta significa che lui aveva notizie da ambienti istituzionali? Non l'ha detto chiaro, però uno che diffida di un soggetto del genere, che prima conosceva tutti, alla pari di mio, cioè quando abitava a Molara, quando abitava in Corso dei Mille. Invece quando lui ha cominciato ad abitare a San Giuseppe Iato, non doveva saperlo nessuno, e in particolar modo lui. E quando fu vero presente a questa vicissitudine, lui ci è rimasto malissimo, non voleva che si sapesse, e non era più tranquillo come era fino a qualche minuto prima di quando aveva ricevuto questa visita. Aspetti, Brusca, lei usa troppo lui senza dire il nome, quindi lui era... Lui Antonino Madonia. Antonino Madonia era andato a San Giuseppe Iato, aspetti, vediamo se ho capito, era andato a San Giuseppe Iato a trovare nella casa, diciamo, dove risiedeva Rina con la famiglia. Esatto, era andato a trovare Rina a casa sua, dove abitava in quel momento, a San Giuseppe Iato, e non ha gradito la visita di Antonino Madonia. Perfetto, ma Rina era latitante in quel periodo? Sì. Era già latitante, sì. Vabbè. Sì, parliamo dell'80, 83, perché io sono stato arrestato con le dichiarazioni di Buscetta, quindi 84 se non ricordo male. E quindi Rina,
si è preoccupato perché Madonia sapeva dove era il suo rifugio, diciamo che era... non mi ha detto è sbirro a contatti con la polizia, però non era sereno. Poteva essere anche un altro motivo specifico, poteva essere anche l'incolumità, poteva tentare per la sua vita. Dico, l'interpretazione sono non solo quella ma anche l'altra. Senta, io ritorno, faccio un passo indietro, perché lei mi stava rispondendo a una mia domanda, qual era il motivo dei malumori di Rina. Mi ha detto questo fatto dell'aggiustamento dei processi, stava dicendo una seconda cosa e io l'ho bloccata. Se la può dire adesso? La riassumo in maniera sintetica e poi mi decidete voi, anche perché l'ho già dichiarato. Quando cominciò a collaborare Francesco Salvatore, durante un'udienza ebbe a dichiarare che Salvatore Rina mi voleva uccidere a me e a Salvuccio Madonia. Io lì per lì sinceramente non ci credevo, mi sembrava una cosa strana, ma può darsi che è un'opera della magistratura che ci vuole fare mettere contro uno contro l'altro. Però il dubbio mi è rimasto e non capivo per quale motivo Rina volesse arrivare a tanto, gli avendogli dato la vita, cioè ho fatto quello che ho fatto e sono arrivato al punto dove sono stato proprio per eseguire le sue orme e per quello che lui mi aveva imparato. Quindi sono rimasto scioccato, ripeto, non tanto per la morte, che si muore una volta sola. E allora ho cominciato io a fare, come dire, a rivolgere il film indietro per capire quali erano i motivi. Un paio me le sono fatte, però il punto, quello che più di tutti mi ha fatto capire bene, a me per quello che mi riguarda, fu in occasione di un confronto con Cancemi Salvatore, dove lui mi spiegava che io assieme a Salvuccio Madonia ci tenevamo a due cavalli pazzi che avevamo commesso non so che cosa, più a cercare un certo Michele Giuseppe, se non ricordo male, di Salemi, senza la sua preventiva autorizzazione. Per che motivo l'avevate cercato? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Per che motivo avevate cercato questo signore? Per organizzare un traffico di droga. Esatto. Questo è Michele, il notissimo trafficante di droga di Salemi. C'era un altro motivo per cui Cancemi le disse nel corso di questo... Mi ascolti. Le disse nel corso di questo confronto che c'era la volontà di Rina di uccidervi. Ha utilizzato anche un termine. Ora non mi ricordo le parole precise, però ci sono le registrazioni, le potete controllare. Questo è tra i verbali che abbiamo acquisito, quindi è agli atti. E Cancemi le dice che vi aveva detto sparaturi. Esatto, esattamente. In base nel nostro mondo bastano parole per capire un po'. Il concetto. Quindi sparaturi significavamo che. Cioè lui è molto provocatore, dice che si vanno a sparare senza l'autorizzazione, era il senso questo, si sentono domani Dio. Allora, siccome io avevo avuto, calcolando i tempi e il periodo di quando Rina mi voleva uccidere, e poi lui ha cambiato atteggiamento, che fino a quel momento Rina con me si comportava un po' strano, però non riuscivo a capire per quale motivo, e se magari precauzione, essendo lui latitante, lui io libero, pensa prendevo tutta la precauzione perché... gli potesse portare i cosiddetti sbirri per poterlo far arrestare. Invece poi io, sentendo Cancemi, mi viene alla mente, ma subito, senza dubbi, lui mi fa letteralmente un interrogatorio, cominciando a girarmi intorno, su un l'omicidio di Agostino, di questo che stiamo trattando, di presente, non mi ricordo il nome. E mi comincia a dire... Ma tu sai niente di questa cosa? E gli ho detto no, altrimenti gliel'avrei detto. Ma chi potrebbe essere stato? Non glielo so dire. E lui era convinto che di questo omicidio, no, ripeto, non me l'ha detto, ma in base a quello che mi chiedeva, che fossimo stati io e Salvuccio Madonia. E io subito gli ho negato la circostanza dicendo che non ne sapevo nulla.
E gli faccio la domanda, allora se a questo punto lei non sa nulla, cioè vossia, gli devo rispettosamente vossia, non ne sa nulla, allora chi poteva essere? E allora subito lui ha puntato il dito contro Antonino Madonia, ma senza tanti giri di parole. E gli ho detto, può essere, cioè, sì, che comincia, e io gli faccio, cioè, comincia a camminare da solo. Dice, può essere, Cinino si è montato adesso, non mi ricordo le parole, le ho dette in precedenza. Quindi in quel momento capì che Rino non sapeva nulla, cercava l'autore dell'omicidio, ma non perché gli interessava per il povero Agostino, ma chi l'aveva commesso e perché non l'avevano avvisato e più perché aveva agito in un altro territorio che era quello di Biondino Salvatore. Aspetta, allora le devo fare le domande su questo. Lei dice non sapeva nulla, sì. Non sapeva nulla in quel momento o all'inizio? No, da sempre, da quando è successo lui l'ha preso dalla TV e quindi stava cercando, almeno fino a quando ha fatto quella sorta di interrogatorio, lui non sapeva nulla. Ma quando la chiede a lei aveva già, diciamo, chiesto ad altri per quello che è la sua conoscenza, no, di Cosa, guardi, Nostra? Io non ho partecipato, ma per quello che lo conosco avrà parlato con sicuramente, perché la volontà di uccidermi era nel qualche 6-7 mesi prima, e che a portarmi da lui era Raffaele Ganci, che poi mi ricordo pure che mi ha fatto aspettare per un'altra circostanza. Io ho ricollocato tutto l'episodio, quindi sicuramente lui ne ha parlato principalmente con Biondino Salvatore, con Cancemi Salvatore e con Giuseppe, con Biondino Salvatore, che era il titolare del mandamento di San Lorenzo, che comprende Carini, che sostituiva Giuseppe Giacomo Gambino. Quindi lei queste cose le dice sulla base delle regole di Cosa Nostra, diciamo, questi erano i soggetti che gli potevano riferire. Esatto. E lui in questa circostanza diciamo che cercava, fra virgolette, la virgola per poter eliminare Antonino Madonia, per essere chiari. Quindi quando chiede a lei se lei ha partecipato, essenzialmente le chiede se anche lei ha partecipato a questo omicidio. Esatto, lui in quel momento mi dà, la domanda è come se io avessi partecipato all'omicidio senza avere chiesto l'autorizzazione a lui. E io gli dico assolutamente no, nella maniera più categorica. Gli ho detto, ma se l'avessi fatto non glielo avrei detto prima a lei, o quantomeno lei mi aveva dovuto, cioè vossia, dico lei nel senso vossia, avrebbe dovuto dirmelo a me, mettiti a disposizione di Nino. Questo non è successo, come era normale tra questo gruppo. Io, nonostante tutti i rapporti, tutto quello che facevo, prendevo sempre ordine da lui, non mi dava i dettagli, mi diceva metti a disposizione di Tizio, di Caio e vai avanti. Senta, l'atteggiamento di Rina qual era, e se poi ci spiega se questo atteggiamento era importante per lei per comprendere quello che Rina sapeva o meno? L'atteggiamento era di quello, uno in base a quello che era il suo ruolo, che non sapeva nulla, era incavolato, ripeto, non per la morte dell'omicidio, della vittima, ma che lui era messo a conoscenza e in qualche modo si erano presi in gioco di lui, in sostanza. E quindi si spaventava anche per lui, dice, quando ha ucciso lui potevano uccidere anche lui, ha capito qual è il senso. Sì, ma dico, quello io volevo capire, era, lei dice era arrabbiato, ma aveva un sorriso, come gliel'ha detto questo? No, era incavolato nero, nel senso che quando parlava di Antonio Madonia lo faceva in maniera seria, con affermazioni dure, non era rilassato col sorriso sull'arma, no, era un atteggiamento di quelli seri e molto, molto adirato. In che modo indica, ora se l'hai ricordato, diciamo, parlando, in che modo indica Madonia Antonino? Ma subito, ora mi ricordo se l'ha fatto lui il nome, il 99% l'ha fatto lui, ma essendo che lui mi ha fatto il nome di, siamo arrivati ad Antonino Madonia perché lui pensava che ero stato io a Savuccio Madonia, quindi la deduzione è stata quasi in automatico per dire è stata opera di Nino, poi Nino Madonia, con chi l'abbia fatto, quello non ci siamo scesi. Senta, ha utilizzato la parola i picciotti?
Io Savuccio. Però io questa è una domanda specifica. Ho già fatto tutte le domande, Presidente, credo che mi... No, sì, magari se anche per non involontariamente, come dire, mettere fuori vista il dichiarante, quello che deve rispondere, a che proposito? Se la vuole specificare, in quale contesto avrebbe detto i picciotti? In questo contesto, Presidente. Dico, ha usato il termine i picciotti? Ovviamente mi pare una domanda. No, i picciotti, se non ricordo male, l'abbia adoperato Cancemi, non vorrei sbagliare, Cancemi... E durante il suo esame Rina i picciotti, non ricordo che mai abbia detto una parola del genere. Siamo arrivati subito ad Antonino Madonia, nel senso, essendo che lui mi fa la domanda, tu e Salvuccio Madonia sarebbe il fratello minore, in automatico siamo arrivati a Nino Madonia, che Salvuccio non avrebbe fatto nulla senza l'ordine del fratello. Ho capito. No, da questo punto di vista, anche per ricordo, diciamo, io le faccio questa contestazione di quello che lei ha detto il 7 ottobre del 98, che poi è già acquisito agli atti. E allora, Salvatore Rina non mi ha detto niente, non l'ho trovato neanche stupito, e mi fa il nome, dice i picciotti, cioè i picciotti sarebbero i fratelli Madonia, cioè Salvuccio e Antonina, che ancora non so se era stato arrestato, non era arrestato, vabbè. Se lo sono fatti in maniera molto a muto. Sì, sotto questa veste sì, in quel momento mi sono spiegato, però il significato, diciamo, era quello, ma riferito ai fratelli Madonia. Quindi lei ha compreso con chiarezza, sulla base di quelle che erano le sue conoscenze, che lui si riferiva a Nino Madonia? 101%, non 99%. Ma guardi, le dico di più. Io ho avuto modo di fare un confronto con mio padre. In quella circostanza gli ho detto, bello compare che hai, in riferimento al fatto che mi volevo uccidere, perché mio padre ha assistito in udienza a queste mie dichiarazioni. Raffaele Ganci, che era nella cella accanto, gli dice Mazzu Bennà per scolparsi lui. Ma perché va pensando, non crede a queste tragedie. Mio padre, che invece conosceva bene Rina e tutta l'anturaggio, gli ha detto testualmente, dice Raffaele, dice, lascia perdere, dice, non ce l'ho con te perché tu sei un miserabile, più miserabile di lui. Dice, aveva la stampella fra le mani, se se lo incontro dall'altro mondo, dice, la devo tirare in testa, con riferimento al senso che lui, anche lui, aveva capito che voleva uccidere me e Salvuccio Madonia. Senta, ma mi conferma. Quindi, che... per capire, sì, che concluso il senso. Nel senso che per me e per mio padre era chiaro, è una cosa diversa per la legge dello Stato italiano, per me e mio padre era chiaro l'argomento. Ho capito, perfetto. Una cosa le volevo chiedere, nella parte che le ho contestato poco fa c'è scritto che Rina non era stupito. Questo lei lo conferma? Sì, sì, stupito nel senso... che Nino Madonia avrebbe agito senza autorizzazione, perché partendo, diciamo, da quell'episodio del motorino e poi tante altre piccole cose che non mi ricordo sinceramente, però l'umore era quello. Senta, quindi la preoccupazione di Rina quale era? Riguardava, diciamo, il fatto che tramite questo omicidio si fosse cementata un'alleanza sì, magari facciamola pericolosa. Un po' meno diretta la domanda. No, l'ha già detto, diciamo, però in maniera molto en passant. E allora, qual era la preoccupazione di Rina? Che Antonino Madonia avesse messo in campo una strategia di Rina, dicendo che in qualche occasione commetteva omicidi senza avvisare i responsabili del territorio, tipo quello di Giuseppe Di Cristina, ormai è un fatto abbastanza chiaro, e che le stava subendo la stessa mancanza di regole, e che uno, due, chiamati in causa da parte del mandamento di Biondino Salvatore per dire guarda è successa questa cosa e noi non sappiamo nulla, quindi lui fa una brutta figura, ma principalmente per quello che lo conosco si può rivolgere anche contro di me, quindi si doveva togliere un nemico all'interno di Cosa Nostra, quindi perché non dava più legge e regole, non dava più fiducia. Sì,
Quello che non riesco a capire a questo punto dovrebbe completare la risposta, nel senso, sì, per capire un pochettino il rapporto che c'era tra Nino Madonia e Riina. Ho capito la domanda, nel senso che, chiedo scusa, ho capito che a Madonia Antonino aveva ucciso questo ragazzo per qualche interesse suo personale, che nessuno doveva sapere. Sì, dico, no, le volevo chiedere, dico, al di là di questi fatti che lei ci riferisce e che si riferiscono al periodo in cui è stato ucciso Agostino, se ho capito bene, dico, in precedenza, lei già qualcosa l'ha detta, dico, ma in precedenza i rapporti tra Nino Madonia e Riina erano di stima, di collaborazione, quali erano? C'erano stati contrasti, timori? Lei di un timore ci ha parlato, dico, ma c'era stata anche collaborazione? Guardi, io in questo momento purtroppo sono passati tanti anni, che mi ricordo 100% che Rino a un dato punto non si cominciò a fidare più di totalmente di Madonia Antonino. Esempio, lui finché abitava l'ultimo luogo dove lui abitava, che era alla Molara, non ho mai percepito nessun malumore. Da quel momento in poi non so che è successo, in particolar modo con Riina, di che cosa sia venuta a sapere, che io in questo momento non mi ricordo. Cambiò atteggiamento con Antonino Madonia, pur collaborando, pur agendo assieme, però c'era qualche cosa che non funzionava più. C'era, credo, un rapporto pure di gelosia con Roberto Vito Palazzolo. C'erano tante cose che a Riina non gli cominciava più a piacere il comportamento di Antonino Madonia. Non compare. Senta, ci può descrivere che cosa avvenne nel caso dell'omicidio da Leo? Cioè, all'interno di Cosa Nostra questa notizia, cioè si seppe chi aveva fatto questo omicidio? Sì, l'aveva commesso il fratello assieme a Puccio Vincenzo, assieme a Puccio, Armando Bonanno, e che lui si lamentava del processo. C'erano, sì, ora non mi ricordo i dettagli, se me li può ricordare eventualmente come contestazione, ma c'erano stati dei malumori. Ma il fratello di chi? L'avevo commesso, lei ha detto il fratello di chi? Giuseppe Madonia, fratello di Antonino Madonia. Vabbè. E allora? E poi ho assistito, ma non ho percepito bene, a qualche una discussione tra mio padre e Riina con riguardo ad Antonino Madonia. Non mi ricordo l'oggetto, però Riina criticava l'operato di Nino Madonia, non mi ricordo che cosa, sinceramente. E allora ora ricordo, le dico, le leggo quello che lei ha dichiarato il 22 febbraio del 2000, pagina 11 e 12. Quindi lui aveva il rammarico, stiamo parlando di Riina se non sbaglio, nel senso che Antonino Madonia per carattere faceva le cose alla chiusa, cioè a muta a muta. In quell'occasione lui aveva sfidato, nel senso che lui stava facendo una cosa senza avvertire agli altri, che c'era anche la sfida, anche fra uomini d'onore, di fare leggere sui giornali alcuni fatti di una certa importanza. C'era pure un certo orgoglio. Per esempio, quando fu, questo ormai non lo dico solo io, si arriva all'omicidio da Leo, glielo dico perché mi è stato letto il verbale, quando fu dell'omicidio del capitano da Leo, Antonino Madonia, per ordine, gli fu fatto leggere sul giornale. Tant'è vero che lui venne a cercare a me e a Francesco Paolo Anselmo per dire, ma scusa, avete organizzato questa cosa e non ci avete detto niente? Se lo ricorda questo fatto? Sì, ma non vorrei sbagliare, ma non fu per Capitano D'Aleo, ho sbagliato io, ma era qualche altro caso. Il Capitano D'Aleo ci fu, che lui l'aveva detto in giornale perché non era stato presente, che fu organizzato nell'arco di una giornata, e Giuseppe Madonia non disse nulla al fratello, ma c'era qualche altra cosa. Dico, ma questa cosa, questo ordine di non farlo sapere era di Riina? L'ordine di non farlo sapere a Nino Madonia? Confermo, sì. Perfetto, era una specie di vendetta, diciamo. Esatto, non ci fu il tempo di poter informare Antonino Madonia della partecipazione sia di
di due suoi uomini, Giuseppe il fratello e Armando Buonanno, assieme a Vincenzo Puccio. E lui di questa cosa non l'ha gradita. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. In quel periodo, stiamo parlando del periodo dell'omicidio Agostino, c'erano stati altri fatti in cui c'era stata frizione, diciamo, tra Riina e Nino Madonia relativamente alla commissione o alla tentata commissione di omicidi? Dottore, io in questo momento, ripeto, le faccio la domanda specifica sull'attentato alla Daura. Le faccio la domanda specifica. Sì, sì, ok. L'attentato al dottor Giovanni Falcone, sì. Che lui non aveva. Mi deve fare la cortesia, Brusca. Mi deve fare la cortesia, sì. Non deve usare il termine lui. Dica Riina o sì. Madonia o chi vuole lei, però non usi lui perché altrimenti poi ci confondiamo. Allora, chiarisca. Chiedo scusa. Sì, sì. Lui intendo Riina Salvatore. Non sapeva che Antonino Madonia aveva organizzato l'esecuzione, non la volontà di uccidere il dottor Giovanni Falcone, l'esecuzione del dottor Giovanni Falcone, e si era adirata abbastanza. Di questo fatto Biondino si lamentò alla mia presenza e Riina in quel momento diceva: beh, lascialo stare, non ti preoccupare, come si dire, con ironia dire prima o poi questo conto lo chiudiamo. Si ricorda in quale occasione ci fu questa sfuriata di Biondino contro Nino Madonia? Sì, fu purtroppo mentre che stavamo salendo dal piano terra verso sopra per festeggiare, purtroppo, mi dispiace, chiedo scusa, ma il termine è questo per la buona riuscita dell'attentato di Capaci, che Biondino si lamentava perché se lui avesse chiesto la collaborazione di tutti e non essere stato presuntuoso, l'attentato sarebbe compiuto nell'89 e non c'era bisogno di aspettare altro tempo. Lui chi? Sempre le faccio la stessa domanda del Presidente. Lui, Antonino Madonia, avesse chiesto la collaborazione a Biondino Salvatore con l'autorizzazione di Riina Salvatore, cioè d'accordo tutti, l'attentato al dottor Giovanni Falcone si sarebbe compiuto nell'89 e non nel 92. Senta, negli omicidi che, secondo quello che è la sua conoscenza, chiaramente, Nino Madonia ha commesso, si reca sui luoghi prima... Non ho capito la domanda. Sì. Nino Madonia, quando deve commettere degli omicidi, si reca prima sui luoghi per fare dei sopralluoghi, per l'appunto? Per quello che è la sua conoscenza. Come? È un maniaco, studia dettagliatamente ogni singola mossa. È un freddo. Ma io le ho fatto una domanda specifica, se va proprio sul luogo o fa andare sul luogo? Sì, si studia tutto sul luogo, il portone, la via, cosa si deve fare, cosa non si deve fare, come agire, con tanta di quella freddezza e disinvoltura si studia prima di entrare in esecuzione come farlo e poi la cosiddetta conclusione, la via di fuga, tutto, studiava tutto. È stato il mio maestro. Sì, ecco, io proprio per ricordo, non c'è un contrasto effettivo, dico però, le leggo quello che lei ha detto nella trascrizione del verbale del 22 giugno del 2017, a pagina 39. Questa è una caratteristica tutta di Antonino Madonia, di fare andare a chiedere alla persona, a vedere se non c'è, suonare il campanello. Sì. È successo, gli spiego un altro caso che è successo davanti a me, l'omicidio dell'omicidio di Filippo, del fratello di Filippo ad Alcamo, quando il travestito carabinieri siamo andati prima a sequestrare il fratello e poi all'altro mi ha fatto a me suonare sul campanello per chiedere se c'era o non c'era, dicendo che eventualmente se rispondeva a qualcuno che eravamo carabinieri, e questo ordine a me me l'ha dato Antonino Madonia. Lei ha fatto un altro esempio in quell'occasione, se lo ricorda. Quale? C'era questo, ma c'è anche quello
è mai fatto giuridico, accertato giudiziariamente dell'attentato al dottor Chinnici, che lui era andato a controllare addirittura il pianerottolo. Su questo era sul piano esecutivo, studiava tutto. Era andato dettaglio. Proprio in casa, diciamo, non dentro la casa chiaramente, ma nel pianerottolo del dottore Chinnici. Questa è la risultanza, esatto, di cui sì. Lei parla. E lei guardi, la strage tocchinese è ideata, è realizzata sotto la sua guida. Senta, Riina le disse anche per quale motivo Nino Madonia, secondo quello che era, no, chiaramente la sua opinione, avesse ucciso Agostino? Per completare la domanda di poco fa, chiedo scusa, l'utilizzo dell'autobomba è iniziativa sua, prendendo spunto dal tentato di un certo Casillo a Roma, un complotto di servizio segreto, non so dettagliatamente. Quindi, per farvi capire qual è diciamo, la capacità criminale del Madonia. Sì, lei dice scusi, a questo punto, visto che ha completato quella risposta, l'utilizzo dell'autobomba in quale circostanza? A cominciare da quella del dottor Chinnici. Lei dice l'utilizzo della modalità dell'autobomba in genere, ho capito. È iniziativa di lui, cioè Madonia. Antonino Madonia, che l'aveva preso, dettomi da lui, dall'attentato commesso a danno di tale Cirillo a Roma. Va bene, pubblico ministero. Domanda poco fa non la ricordo, se me la può ripetere così rispondo. Se Riina le disse, quando le disse è stato Nino Madonia, se le disse perché? Perché sicuramente aveva qualche cosa da nascondere con questo poliziotto, o che sapeva qualche cosa, o gli dava confidenza. Attenzione, signora Brusca, questa è una sua deduzione o glielo disse Riina? Io purtroppo sbaglio certe volte. Quelle deduzioni fra me e Riina o erano fatti, o se non erano fatti, erano deduzioni che lui dava per fatti, per farmi capire. Lui, Riina. Sì. Senta, signor Brusca, lei in questo periodo, quindi stiamo parlando del 1989, periodo centrale del 1989, aveva partecipato ad altri omicidi con Nino Madonia? In quel momento... Nella fattispecie le chiedo di uno strangolamento. Sì, di uno strangolamento, questo nell'89, di uno strangolamento avvenuto, se parliamo della stessa persona, dentro di un casolare nel vicolo Pipitone, parliamo di questo? Sì. Eravamo io, lui, Biondino, mezza commissione, c'era Gancemica, Raffaele Ganci, l'ho fatto in nomi che erano tutti quelli presenti, che questo era un signore che lo accusavano che dava la caccia ai latitanti e in tasca aveva una lista di soggetti con le cifre accanto, dei latitanti, tipo c'era una sorta di prezzi per ogni latitante. C'erano le taglie, diciamo così. Esatto, sì, le taglie, non mi viene la parola giusta. E lei ricorda chi portò materialmente questa persona in vicolo Pipitone, in baglio Pipitone, diciamo, come ha detto lei? Francesco di Trapani, che è cugino di Antonino Madonia. Cugino in che modo, se lei lo cugino, sa? Cugino, comunque sono parenti, non mi ricordo il grado, dovrebbe essere cugini. La madre di Madonia non è una di Trapani? Non conosco la situazione anagrafica, so che erano parenti, però non conosco le origini. E questo signore cosa come disse? Si chiamava, lo sa? Chi era per no, ma l'ho riconosciuto, non so come si chiama, l'ho riconosciuto in fotografia. Va bene. L'ha riconosciuto o non l'ha riconosciuto? Non ho sentito. L'ho riconosciuto in fotografia. Sì, infatti è agli atti il suo riconoscimento. L'ho riconosciuto subito, appena mi è stata presentata la foto, subito l'ho indicato.
Senta, disse Francesco, o comunque chi ha partecipato con lei a questo omicidio, disse anche di dove era questa persona, da dove veniva? O di Cinisi o di Terrasini. O di Cinisi o di Terrasini, perfetto. Senta, questo omicidio per strangolamento di cui lei ha parlato, le sono... diciamo, lei ha avuto a che fare con altri omicidi di questo genere, cioè di persone che cercavano, sì, latitanti, ecco. Sì, un certo Genova che è stato ucciso a Palermo, però San Lucio Madonio lo portato su un serpeato, l'abbiamo interrato, poi è stato ritrovato. E poi so che altri si devono da fare per altri soggetti. E allora lei ha detto un certo Genova, chiaramente dico, questo glielo chiedo, lei il nominativo l'ha saputo poi successivamente, quando dopo le vostre dichiarazioni sue e di suo fratello è stato trovato il cadavere, dico, lei inizialmente non lo sapeva che era, il nome era Genova? No, assolutamente no, non mi dissi chi era. Come non sapeva che lo strangolato era Palazzolo, Palazzolo Giacomo, lei lo ha riconosciuto in Palazzolo Giacomo. Diciamo, lei i nominativi non li sapeva. Lo stesso vendore si chiama Palazzolo. Fino ad ora non sapevo come si chiamava, lo stesso vendore. Perfetto. Questo Genova, lei come le arriva, diciamo, questo fatto? Ce lo può descrivere un attimo anche questa circostanza? Lo porta Salvucci Madonia a bordo di una Y10, non mi ricordo se era da solo con un altro soggetto, non me lo ricordo totalmente. Ci consegnò questo pacco, un involucro nel territorio di Dammusi. C'ero io e mio fratello Enzo ad aspettarlo, mio zio Mario Brusca. L'abbiamo caricato sulla nostra macchina, una macchina di mio fratello Enzo Salvatore Brusca. E poi siamo andati a interrarlo in una proprietà di sempre di Brusca Mario. Dove è stato poi ritrovato? Perché viene portato a voi da Palermo? Che mi sembra un fatto anche pericoloso, diciamo, trasportare un cadavere per tutti questi chilometri. O che l'avevano commesso nelle vicinanze, che non l'ho chiesto dove è stato commesso, se a Palermo, se nel territorio o qualche altro, siccome non gliel'ho chiesto, quindi probabilmente perché era stato commesso nelle vicinanze, aveva difficoltà sicuramente a trovare l'acido, lui mi ha chiesto cortesia, ma non gli ho chiesto quale motivo, per le deduzioni sono, o che era nelle vicinanze, quindi lui non me lo disse, o che ne aveva la possibilità di poter, in quel momento, di poter distruggere o fare scomparire il corpo. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Nella convinzione che aveva Rina, cioè comunque nel fatto che Rina le fece la domanda se lei aveva partecipato o meno all'omicidio di Agostino, ha avuto un ruolo, se glielo disse Rina chiaramente, il fatto che lei avesse partecipato a questo precedente omicidio Palazzolo? No, di questo fatto non ne abbiamo discusso, perché assieme a me c'erano tutti gli altri. Questo signore è entrato dalla porta, non neanche ha avuto il tempo di capire quello che gli stava succedendo. Con Rina poi non abbiamo parlato perché, ripeto, sarei stato informato da altri soggetti, in particolar modo da Biondino Salvatore. Non Ma lei comunque ha pensato che... su questo. Dico, lei ha ricostruito, ha pensato che Rina, che fosse questo il motivo per cui Rina lo pensava coinvolto nell'omicidio Agostino? No, Rina pensava che l'omicidio Agostino, perché riteneva ammessa Lucio Madonia, perché lui conosceva i miei rapporti con Antonino Madonia, quindi pensavo, questa era, diciamo, una mia ricostruzione, per me è totale, poi la Corte decide diversamente. Rina, conoscendo, aveva pensato che io e Savuccio Madonia eravamo stati gli esecutori materiali, con l'appoggio di altri soggetti, naturalmente, in base a quello che era il mio rapporto con Antonio Madonia e con i Madonia in generale. Io per questo glielo dico, perché in fondo è la stessa cosa che sta dicendo lei adesso, ma nel corso dell'interrogatorio
del 22 giugno del 2017, lei è andato oltre, perché a pagina 84 lei dice: perché Rina, secondo me, aveva saputo di tutti questi omicidi, avrà saputo che io ho dato una mano d'aiuto ad Antonino. Quindi lei, questo è un suo pensiero, a Salvuccio Madonia. Quindi non mi ricordo se prima o dopo, credo di averglielo detto, che avevo commesso questi fatti e mi ero messo a disposizione. Quindi lui pensa che io sono stato coinvolto anche in questo omicidio, quindi quando lui viene da me viene come se già sapessi di questo. Esatto, sì, la sostanza ha detto, nel senso che Rina, quando mi interroga, convinto che io sapevo come sapevo di tutti gli altri. Cioè sulla base dei suoi rapporti con i Madonia, certo. Anche sì, rapporti, sì, anche sì. Rapporti per precedenti omicidi, diciamo. Senta, c'erano altri motivi, sì, che potevano spingere Rina a pensare che lei avesse avuto un ruolo in questo omicidio? Lei conosceva qualche parente delle vittime? No, no, sul fatto delle vittime, il fatto delle parenti delle vittime, non mi ricordo. C'è stato un motivo che io gli ho spiegato a Rina, nel senso che io conoscevo una cugina, una parente, una zia della moglie di Agostino. Ci può dire il nome di questa persona? Aspetti, Maria Castellese, non vorrei sbagliare. Lei ha già detto Maria D'Alessandro, dico io. Beh, perfetto, sì, chiedo scusa, io siamo a chiamare i nomi. Sorella della madre, diciamo. Esatto. Ed era la zia della moglie di Agostino, quindi di Ida Castelluccio. Esatto. In paese, meno male, conosciamo tutti. Lei mi ha detto a me, sei stato tu o qualche altro. Cioè, perché? Capendo una donna di mondo, pur non entrando nei dettagli, cioè, perché a lei? E io ho detto: Maria, ma di chi mi stai parlando? Io ho negato tutto sotto ogni punto di vista. E credo che questo fatto gliel'ho raccontato pure a Rina. Allora avevo i ricordi più freschi, dottore, ma mi è successo pure questo. Senta, lei conosceva questa Maria D'Alessandro perché? Perché io ero amico del marito. E poi con lei siamo diventati buonissimi amici, anche se qualcuno pensa di cose diverse, ma questa è un'altra storia. Cioè, cosa pensano? Che avevamo un rapporto, come lo dico perché è stato scritto su qualche informativa, che fosse una mia amante. Assolutamente no. Avevamo un buonissimo rapporto di stima e di fiducia. Avete un rapporto di amicizia, diciamo, stretto da questo, sì, punto di vista. Sì. Esatto. E con il marito, ancora di più, il marito è stato suo favoreggiatore? Cioè, sì, nella latitanza. L'ultimo periodo della latitanza mi affidavo proprio a loro due. Il marito si chiama, l'ha detto? Sottile e santo. Senta... Lei conosceva altri parenti della vittima Ida Castelluccio? Parenti, sì, di Maria D'Alessandro, ecco. Sì, conoscevo alcuni, non mi ricordo, un fratello di Maria D'Alessandro, conoscevo i nipoti, conoscevo altri soggetti della famiglia, non conoscevo solo Maria. Lei conosceva anche una nipote? Maria D'Alessandro. Una nipote che si chiama pure D'Alessandro? Sì, Dida ti dovrebbe chiamarsi. Perché la conosceva? Perché frequentava nella casa della zia, l'aveva come una figlia. Lei già ne ha parlato, dico, non c'è niente di male a riferire di queste cose. Io glielo chiedo perché risulta da altri atti di questo fascicolo, quindi... Per noi è rilevante, sì, che lei ne parli. Dico, no, no, se mi fa domande io rispondo. No, no, non voglio entrare nel merito di frequentazioni, cioè non è un interesse morboso, non mi interessa questo. Dico, lei ha parlato, cioè le faccio proprio la domanda specifica. C'era una nipote d'Alessandro che aveva rapporti con Pino Greco Scarpa e con Lucchese, oltre che con sì, lei? Sì, chiedo scusa, sì. Era un'altra,
un altro soggetto che ho conosciuto, e questa era, se non ricordo male, moglie di un poliziotto, separata, e credo che abbiamo avuto, ora non mi ricordo, forse pure qualche discussione con questa, però non mi ricordo. Sì, confermo. Senta, ritornando un attimo all'omicidio Palazzolo, quello in vicolo Pipitone, perché eravate in vicolo Pipitone? Se lo ricorda? Sì, perché eravamo lì per, se non ricordo male, per l'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, quello avvenuto al cimitero del quartiere vicino. Dei Rotoli? Del Rotoli, sì. E per altri, il contesto era il complotto cosiddetto Puccio. Il complotto Puccio. Scusi, cioè, pubblico ministero, se la interrompo, io non lo so ovviamente se, anzi me lo direte voi, se diciamo di vicolo Pipitone si chiarisce nel corso di questi verbali. Sì, no, ne volevo parlare, Presidente. Perfetto, perché, soltanto che perché poi lei ha cominciato giustamente a parlare ha fatto riferimento cose. Perché siete a vicolo Pipitone. A questo punto magari vediamo cos'era vicolo Pipitone. Cos'era vicolo Pipitone? No, era mia intenzione va farlo. Bene, no, pensavo che potesse essere nei verbali già acquisiti e che la Corte ovviamente no, non no, sta no. leggendo volevo ora. Concludere questa va bene, parte. Va bene, d'accordo. Procede. Le volevo dire un'altra, le volevo chiedere un'altra cosa. Era quello anche il periodo in cui vi riunivate per quanto riguarda Contorno, cioè la sì, famosa sì, vicenda? Sì, sì, sì. Sì, più precisamente era per il ritorno di Contorno e di Gaetano Grado. Ed è per questo motivo che c'erano tutti questi. Beh, tutti questi capi mandamento, c'erano una serie sì, di capi mandamento presenti, secondo sì, quello che lei ha detto. Lì. Ecco, è con un esempio del fatto che erano successi degli omicidi che non sapevamo e quindi eravamo alla ricerca del responsabile, fino a quando abbiamo scoperto che c'era stata opera di Salvatore Contorno e di Gaetano Grado. Quindi c'è stata tutta la commissione di Costa Nostra a cercare i responsabili di questi fatti. Senta, le faccio un'altra domanda e poi passiamo proprio a parlare di Baglio Pipitone. C'è stato un momento in cui sono iniziate, diciamo, le ricerche da parte di Cosa Nostra di chi erano questi soggetti che cercavano i latitanti? C'è stato un momento iniziale? Era finita perché ognuno per il suo territorio e per le sue competenze, diciamo, qualcuno aveva informato organi di Cosa Nostra, cioè soggetti di Cosa Nostra, che c'erano questi signori che andavano cercando latitanti, perché li sapevano quasi come indicati col dito, quindi uno per uno sono stati tutti eliminati e poi credo che appena finita la ricerca e portato a termine il cosiddetto lavoro, poi non ho saputo più nulla di questa attività. Le faccio una domanda più specifica, signor Brusca. Lei ha mai sentito parlare di Nicola di Trapani? Sì, Nicola di Trapani, figlio di Francesco di Trapani, parente di Antonino Madonia, cognato di Savuccio, poi avendo sposato la sorella, da quando si è liberato aveva cominciato a reggere il mandamento di Resuttana, soggetto che aveva partecipato alla strage del dottor Carlo Palermo, dove sono morte le due gemelline, sì. E via dicendo. Si ricorda quando fu arrestato alla fine degli anni Ottanta e come avvenne questo arresto? Se non ricordo male, che qualcuno aveva informato dietro una spiata, una cosa del genere, se io non ricordo male. E ci furono indagini all'interno di Cosa Nostra, cioè all'interno e all'esterno chiaramente, per capire chi era stato lo spione, come dite voi? Dottore, non me lo dico sinceramente, stamattina sono un po' con lei. Vabbè, comunque agli atti, così. Perché è inutile fare contestazione, cioè tutte queste cose sono agli atti, sono ripetute più di una sì. volta. Allora le faccio una domanda specifica anche per fare comprendere alla Corte quello che lei ha narrato. Lei ha parlato di Baglio Pipitone o Vicolo Pipitone, come lo vogliamo dire. Ce lo può descrivere? Che cosa è, prima di tutto? Di chi è?
dove si trova e se ce lo può descrivere in qualche modo. Sì, è Baglio Pipitone, è un quartiere di Palermo del territorio dell'Acqua Santa, appartenente al mandamento di Re Sultana, capeggiato da Antonino Madonia, dove fino a un dato punto era la base operativa di Antonino Madonia per l'esecuzione di tutti gli omicidi, quantomeno di quel territorio, omicidi per quello del cimitero, omicidi di altri soggetti di Cosa Nostra, base di partenza per l'omicidio dalla Chiesa, strangolamenti. Era la base operativa di Antonino Madonia, che apparteneva ai fratelli Galato, in particolar modo a Vincenzo Galato, che erano uomini del suo mandamento, che erano della famiglia dell'Acqua Santa. Questi Galatolo di cui lei parla, c'è soltanto Vincenzo Galatolo, uomo d'onore, o ci sono altri Galatolo, uomini d'onore? No, c'era Vincenzo Galatolo, Vito Galatolo, Giuseppe Galatolo. Poi c'era un altro nipote che non mi ricordo come si chiama, che è stato ucciso dalla polizia. E qualche altro in questo momento non mi ricordo. Fontana, Stefano Fontana. Poi c'era un certo Di Maggio. Comunque c'erano i soggetti, quelli che vi ho detto io. Possiamo dire quindi che erano numerosi i componenti della famiglia Galatolo, sì, che sì, facevano sì, parte sì, di Cosa Nostra? Sì, sì, tantissimi. E tutti loro, o una gran parte, diciamo, abitavano in questo Baglio Pipitone? Sì, sì, in quello Baglio Pipitone c'avevano prima una casa normale, poi è stato fatto costruito un fabbricato, un 3-4 piano, non mi ricordo. Questo fatto però avveniva in una casa a parte che era dentro il Baglio, che di recente, avendo visto un filmato, è ancora presente. Un filmato televisivo. Quindi, se ho capito bene, c'era un palazzo, poi alla fine, diciamo, perfetto, dove abitavano tutti loro, e poi c'era una casetta, come la chiamiamo? Era allora, grande, piccola? Descrivo, credo che fosse la via, quella dei Via dei Cantieri. Salendo poi c'è un vicolo che è una strada, non mi ricordo il nome, forse Pipitone, Via Pipitone, comunque non lo so come si chiama, che era, arrivava a un dato punto e non c'era via d'uscita, era bloccata. Alla fine di questa strada, sulla sinistra, c'era un ingresso, un vicoletto. All'interno di questo vicoletto, di fronte c'era una porta tipo persiana, un po' anticotta, e dentro questo caseggiato facevamo quello che dovevamo fare. Il palazzo è girando a destra, ma dentro il cortile. Questo caseggiato era una casa piccola o era, appunto, erano tante case messe tutte assieme? Questo parlando significa palazzo, caseggiato? Erano 4-5 piani, non mi ricordo, ma erano grosse. Questo per quanto rigio. Riguarda il palazzo? No, io intendo la dire casa la casetta, diciamo, la stanza annessa con un altro, non mi ricordo se era un ripostiglio, bagno, non mi ricordo, ma una quarantina di metri. Senta, per quello che lei sappia, c'erano anche locali sotterranei? Questo non lo so dire, questa casa per entrare si dovevano scendere 2-3 gradine, però non lo so se c'erano, questo non lo so dire, io oltre all'appartamenti, oltre a questa casa non sono andato mai oltre. E un'altra cosa la volevo chiedere, subito dietro, diciamo, quindi si entra in questo vicolo Pipitone, se si continuasse cosa ci sarebbe? Cioè, c'era campagna, c'era altre case, che cosa c'era? No, dottore, questo non gli so rispondere perché, ripeto, non sono di dietro, da lontano si vedeva che era vuoto, ma io non sono andato mai oltre l'appartamento, sia quello dove abitava Vincenzo Pitone e tutti gli altri fratelli, pur avendoci salito sopra, e questo casetto. Vedevo che c'era una porta di uscita, però non l'ho mai percorsa questa. Non ho capito, lei ha detto questo palazzo dove ci abitava Vincenzo Pipitone e tutti gli altri fratelli? No, Vincenzo, per Vincenzo Galato, Raffaele Galato. Vincenzo Galato, erano 4-5 piani. Ecco, no, siccome lei ha detto adesso Vincenzo Pipitone, invece è Vincenzo Galato e tutti gli altri fratelli, giusto? Esatto. Oh, che erano uomini. Questa abitazione dove abbiamo commesso il fatto. C'era una porticina che andava oltre, però io non l'ho mai percorsa, signor Presidente. Vabbè.
Pubblico Ministero, prego. Presidente, sarà cura poi evidentemente nostra, perché non è agli atti di questo processo, ma essendo, diciamo, questo posto molto importante per tutto lo svolgimento del processo, per comprendere molte delle dichiarazioni, forse il caso, io mi ricordo che nel processo Cantieri Navali, il dottore Teresi aveva fatto proprio un accesso con fotografie per fare capire la complessità, diciamo, di tutto questo posto di cui ora ha parlato il signor Brusca. Poi immagino che anche tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che verranno, certo, a deporre, certo, ci sarà qualcuno che potrà descrivere. Assolutamente sì. Anche una cartina Google effettivamente basterebbe per rispondere a quello che avevo detto io. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere, che lei sappia, anzi le faccio una domanda specifica, lei ha mai sentito parlare del carabiniere Vittorio Tommasone? Sì, era un brigadiere che faceva servizio a San Giuseppe Iato. Sì. Parliamo della stessa persona, se non ricordo male. Gli successe qualche cosa? Gli è stata bruciata la macchina in modo che venisse trasferito perché si riteneva uno che indagava troppo. E su cosa indagava in particolare che dava fastidio? Ma credo sull'arresto di Rina, che deve informazioni su Rina, su comunque soggetti di Cosa Nostra. La circostanza la dovrebbe conoscere meglio di tutti Baldassare Di Maggio. Le risulta se aveva contattato proprio in questa ricerca di Rina anche la persona che lei conosce, Santo Sottile? Può essere, sì, che questo brigadiere abbia chiesto qualche cosa a Sottile. Può essere, sì. Presidente, un attimo solo, sto vedendo che molte domande le ho fatte e quindi sto eliminando. Ecco, le volevo fare un'altra domanda. Lei ha riferito del costruttore Sei Dita. Ci può dire che cosa è a sua conoscenza relativamente a questo costruttore? Questo costruttore credo che fosse parole che diceva Cancemi Salvatore, o un confidente, o un che aveva rapporti con i servizi. Non mi ricordo, c'era qualche cosa di particolare che o era amico, o era conoscente di Giuseppe Calodre o del collaborante, in questo momento non viene il nome, Cancemi Salvatore. Sì. Lei ha detto il 5 marzo del 97 che era socio di Cancemi Salvatore. Sì, perfetto. E poi ha riferito anche questo fatto dei servizi, parlando in particolare come sue fonti di Nicola di Trapani e di Guastella. Conferma questi fatti? Sì, erano notizie che apprendevo da questi soggetti, per ora non, se mi può leggere perché non mi ricordo i dettagli. Perfetto. Senta, queste persone che lei ha riferito scomparse o strangolate, lei appunto ha parlato di questo palazzolo, ha parlato di Genova, ma negli interrogatori ha fatto riferimento anche a altri soggetti, erano legati ai servizi per quello che voi eravate, per quello di cui voi eravate a conoscenza? Era vostra opinione che fossero legati ai servizi e sulla base di che cosa eventualmente? Servizi nel senso che andavano alla ricerca di soggetti con le taglie, ma potevano essere pure confidenze di forze di polizia. Si parlava di servizi così in generale, io non conosco le conoscenze degli altri. Si parlava principalmente di servizi, però potevano essere anche rapporti con forze di polizia, carabinieri o altre finanze, non lo so. Quindi lei dice comunque forze di polizia, ecco, insomma, essenzialmente. Sì, servizi erano fra virgolette un po' più riservati, però sempre appartenenti alle forze di polizia. Senta, lei quando le viene portato il cadavere di quello che poi lei stesso ha detto essere Genova, però non lo sapeva allora, chi pensava che fosse? Questo lei lo ha riferito.
un confidente o qualcuno che cercava notizie per latitanti. Ha pensato che fosse Piazza Emanuele? Esatto, sì, perché io non sapevo, allora se, quando fu abbiamo indicato sia io che mio fratello, fino a quel momento non sapevamo chi era, quindi pensavamo a Piazza, che di quello notoriamente, di quello si conosce le informazioni di stampa, che era notoriamente un appartenente ai servizi, alle forze di polizia. Ha parlato anche in questi casi, cioè lei ha ritenuto anche che potesse essere Agostino? Perché? No, che potesse essere D'Agostino, la fonte di questi soggetti che per la ricerca dei latitanti. No, che la persona che era stata portata, magari sbagliando, lei ha pensato che potesse essere Agostino. Lei dice D'Agostino. Sicuramente ho sbagliato, perché non era possibile. Però questo pensiero l'ha fatto o non l'ha fatto? Pensiero che poteva essere Agostino quello che cercava i latitanti, quindi poteva essere dietro il Genoa, poteva essere tutti gli altri, cioè, ma ripeto, non che poteva essere il Genoa quello dentro il Agostino quello dentro il sacco, fra virgolette. Cioè lei ha pensato ad Agostino eventualmente come soggetto che poteva essere coinvolto nella ricerca dei latitanti? Ho capito. Esattamente. Ma non la fonte, mai... la fonte di... Ma non mai che Agostino potesse essere il corpo che poi lei ha contribuito a seppellire? È questa la risposta? Sì, chiarissimo, chiarissimo. Se l'ho detto è stato un errore sicuramente. Senta, signor Brusca, le faccio una domanda proprio per chiarezza e per permetterle anche di riferire alla Corte i motivi di tutto quello che le chiederò. Cioè, lei ha immediatamente parlato... di quello che sapeva relativamente all'omicidio Agostino, o le prime volte che le sono state fatte domande sull'omicidio Agostino non ha riferito questi fatti? Non ho riferito, non ho detto spontaneamente perché non sapevo nulla. Ho detto qualche cosa di quello che mi è successo e poi ho risposto alle domande quando siete venuti voi, siamo magistrati, a chiedermi delle notizie. Almeno questa è la cronologia della mia lei, conoscenza. Lei in particolare riferisce il 7 ottobre del 98, quando le vengono fatte domande relativamente all'omicidio Savoca. Lei autonomamente riferisce dell'omicidio Agostino. Perché ne parla in quell'occasione? Sì. Ecco. Me lo sì, può ricordare? Sì. E l'omicidio Savoca sarebbe l'omicidio dei fratelli Savoca, che erano responsabili dei furti dei tir, quindi davano disturbo all'interesse di Cosa Nostra, e credo che poi in quell'occasione, se non ricordo male, ho detto, può essere che magari sbaglio, che se collaborasse Savuccio Madonia non lo fa perché era responsabile della morte del piccolo Savo, che era morto assieme al padre, perché è una cosa durissima accettarla. Quindi sono andato a finire poi sul fatto di Agostino, almeno dovrebbe essere questa la ricostruzione. Quindi diciamo, la particolarità di questo omicidio Savoca era che anche un bambino, di quanti anni, lei se lo ricorda quanti anni aveva questo bambino? Un anno, due anni. È stato ucciso? Sì, è stato ucciso anche il bambino. Involontariamente assieme al padre. Però scusi, Brusca, per non lasciare la domanda del pubblico ministero in evasa, lei quando ha cominciato a collaborare? Io ho cominciato a collaborare nel 96, sono stato arrestato il 20 maggio 96, dopo tre giorni con i colloqui investigativi. Quindi. E quindi. Poi con il 9-10 agosto con le autorità di Palermo, Caltanissetta e Firenze. Va bene, allora la domanda del pubblico ministero è, fino a quel momento, fino al 1998, cioè a distanza di quasi due anni, ottobre, anzi più di due anni, a ottobre del 98, lei aveva mai parlato, aveva mai detto di sapere nulla dell'omicidio Agostino? Questa era la domanda che le ha fatto il pubblico. E se no? No, perché non ho detto nulla, perché è una cosa che non avevo fatto io.
Non ha fatto lei. E perché è a ottobre? Ripeto, la domanda era questa. Lei poi è andato sull'omicidio Savoca, ma la domanda era questa. Perché a ottobre del 98 invece ha ritenuto di cominciare a parlare? Perché qui noi abbiamo il suo interrogatorio. A un certo punto lei dice: colgo l'occasione per rappresentare che sono a conoscenza di fatti connessi con l'omicidio dell'agente Agostino, di cui finora non ho riferito. E poi dice la ragione. Allora, ci sa dire, questa era la domanda, ci sa dire perché ottobre del 98 lei coglie l'occasione per cominciare a riferire dei fatti che riguardano l'omicidio Agostino? Non mi è capitato solo con il fatto Agostino, mi è capitato con tanti altri fatti. Ma io, cerchiamo di concentrare, ho parlato perché c'è un motivo specifico per cui fino a quel momento lei non aveva parlato dell'omicidio Agostino? E stavo rispondendo, signor Presidente, nel senso che io ho cominciato a collaborare raccontando le mie responsabilità e tutto quello che mi veniva chiesto. Non ho parlato dell'omicidio Agostino in quel momento perché io non sono responsabile dell'omicidio d'Agostino, né in diretto né indiretto. Dopodiché ho voluto raccontare queste mie conoscenze per mettere a disposizione delle autorità giudiziarie e credo di averlo spiegato allora. Pubblico Ministero, perché sì, Presidente, il verbale è prodotto. Io però, per ricordarglielo dico, appunto. Però chiaramente lei ci dirà adesso qual è la sua versione attuale del fatto. Appunto, le viene contestato il discorso relativamente all'omicidio Savoca, lei dice che non ne ha parlato perché c'era un bambino di mezzo. E poi dice: con l'occasione parleremo di questo e parleremo anche, pagina 2 della trascrizione, per quello che so. Ah, scusate, del verbale del 7 ottobre 98, dell'omicidio Agostino e della moglie Castelluccio. Il dottore Sabella è sorpreso, dell'omicidio Agostino, sì, dell'agente Agostino. Quindi per me possiamo cominciare. Sempre per, le viene chiesto perché. Dice: sempre per lo stesso motivo. C'era la donna ed era parente della moglie di Santo Sottile e la cosa mi dava pure, sotto il profilo umano, mi dava fastidio, che io ho conosciuto, lei sa, è stato un mio favoreggiatore. Questa è la giustificazione che le ha data allora. E la confermo, non c'era nessun altro motivo. Quindi ma questo le era stato chiesto, Brusca, e se lei lo dice spontaneamente è meglio, questo le era stato chiesto. Cioè lei ne parla e dice, intanto perché c'era di mezzo una... Mi faccia finire. Intanto perché c'era di mezzo una donna, mentre nell'omicidio Savoca c'era di mezzo un bambino. E poi perché questa donna era parente di Santo Sottile, che è stato anche il mio favoreggiatore, dove ho fatto la latitanza, come ha detto poco fa. Questo le era stato chiesto, Brusca? Sì, signor Presidente, purtroppo può essere magari sbagliato. Non è sempre facile, arriva e uno comincia a collaborare. In certe occasioni bisogna anche di maturare le proprie responsabilità, le proprie conoscenze. Quindi quando è arrivato il momento l'ho fatto spontaneamente, senza nessuno me l'ha chiesto. E metto a disposizione delle autorità quello che erano le mie conoscenze, punto. Però conferma che il motivo per cui non aveva parlato era questo, intanto perché lei non era responsabile e poi perché c'era in mezzo questa signora che lei conosceva. Sì, signor Presidente, li confermo. Pubblico Ministero. Sì, grazie Presidente. Tornando un attimo indietro quindi a questo, proprio all'omicidio Agostino, quando lei ne parla con Rina, può collocare temporalmente questo fatto? Io ancora libero, prima di essere latitante sicuramente, l'ho detto in quel momento quando avevo ricordi più precisi, ma sicuramente mentre io ancora libero o appena latitante e comunque se non ricordo male prima della strage di Capaci. Quindi diciamo non lo ricorda adesso con precisione il momento. No. Le faccio una domanda specifica, Nino Madonia, per quello che lei ricorda, quando lei ne parla, era libero o era... già stato catturato? In occasione delle domande interrogatorie di Rina era stato catturato. Perfetto. Quindi possiamo dire, visto che Nino Madonia viene catturato alla fine dell'89, che ci troviamo a qualche mese dai fatti, giusto? Esatto. Perfetto. No, per questa domanda gliela faccio perché lei prima aveva detto una quindicina di giorni, però dico questa sua versione mi convince un po' di più, se posso dirlo. Dico.
No, dottore, purtroppo sono passati tanti anni, non li conosco, mi ricordo lì a sommare i fatti, però con le date sto cominciando ad avere difficoltà, purtroppo. Certo, no, ma non è la prima occasione che mi capita. Senta, i Madonia, Madonia Antonino, aveva notizie da ambienti della questura di Palermo? Sì, credo che uno di questi era uno dei motivi per cui Rina lo criticava, nel senso che non lo metteva a conoscenza, Madonia non metteva a conoscenza Rina Salvatore delle sue conoscenze. Mm. Ho capito. Lei ha detto nel verbale del 22 febbraio del 2000 avevano troppe notizie. Che cosa intende dire, i Madonia? Che cosa intende dire per troppe? Notizie istituzionali riguardo arresti, riguardo notizie di polizia, tipo indagine, tipo perquisizione, diciamo mandati di perquisizione. Avevano informazioni, fra virgolette, di da parte dell'istituzione, polizia, carabinieri, non so quali erano le loro fonti. Senta, relativamente a questo fatto dei, chiamiamoli cacciatori di taglie o diciamo cacciatori di latitanti, Nino Madonia aveva avuto notizie che lei abbia capito? Sì, l'ho capito, nel senso che portavano questo oggetto, uno è stato ucciso davanti a me, quindi lui sapeva di queste, di questi soggetti che le cercavano per la danza, quindi per me è una prova a quello che diceva Rina e che dicevano tutti gli altri. Lui conosceva soggetti, né che l'ha portato un altro, l'ha portato Francesco di Trapani, cugino di Nino Madonia. Quindi, lei parla di questo soggetto che è stato portato, cioè chi? Di Francesco di Trapani, che porta al Palazzolo, che è qui il nome che ho conosciuto ora. Vabbè. E nel Baglio Pipitone, quindi le notizie che si sapeva che loro conoscevano, loro in Madonia conoscevano, avevano delle informazioni, per me questa era la prova. Senta, il Palazzolo, visto che ci siamo ritornati, venne interrogato o venne direttamente ucciso? No, preso subito, non ho avuto neanche, forse si è reso conto. Lei ha detto che venne ucciso immediatamente, precedentemente, sì, nella fattispecie. È rientrato, ha preso tutti questi soggetti, ma subito è stato eliminato. I commenti erano di Francesco di Trapani, dicendo ora la finisci di andare a girare con la lista in tasca, che aveva una sorta di... di listino prezzi, così, chiamiamolo così per capirci. Comunque non commenti accusatori, certo, commenti di questo soggetto, da cui mi ricordo questa qua. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei conosce Giuseppe Galatolo? Sì, fratello di Vincenzo. Si è mai recato a trovarlo sul suo posto? Prima di tutto, lei sa che cosa faceva Giuseppe Galatolo, diciamo, al di là di Cosa Nostra, come mestiere legale? C'è stato un momento che aveva una macelleria accanto al negozio di gomme, Cammicchia Gomme. E lei c'è mai stato in questa macelleria? Sì, tantissime volte. Tante. Ha dei ricordi relativamente, cioè proprio nel periodo di cui stiamo parlando, l'89? Sì. È successo che io, mentre mi trovavo in questa macelleria, che mi ero recato a bordo di una Vespa che avevo preso all'autoteam di Angelo Sino, era un concessionario di auto, in via, in questo momento non mi ricordo, comunque a qualche chilometro di distanza dalla macelleria. Io, per evitare il traffico, vado all'autoteam e mi faccio prestare questo motorino e mi reco verso questa macelleria. Al ritorno mi accorgo di un soggetto a bordo di una Vespa di colore celestino, che quando io me ne vado dalla macelleria vedo che questo mi segue.
mi segue, dopodiché capisco che sicuramente il 99% era un poliziotto, carabiniere, non lo so, comunque uno in divisa. Dalle sembianze mie fisiche somigliava molto al povero Agostino. Torno indietro, lo informo a Giuseppe Galato di quello che mi era successo, e se non mi ricordo male lui mi ha detto che già lo sapevano di questa osservazione, di questo soggetto, credo una cosa del genere. Cosa sapeva Galatolo esattamente, se se lo ricorda chiaramente? Non ho capito, scusa. Cosa sapeva Galatolo? Che questo era un poliziotto carabiniere, comunque uno che si faceva parte delle forze di polizia e che se lo avevano notato anche loro, notato, qualcuno gli aveva detto, comunque non li ho trovati sorpresi, sapevano di questa presenza. Perfetto. Lei, se lei lo ricorda, diciamo, le sono state mostrate delle fotografie, lei ha riconosciuto Nino Agostino come colui che la seguiva? Guardi, anche se l'ho visto, diciamo che non è che mi sono fissato a girarlo, però per non dare sospetti di essere, come si dice, preoccupato, però dal quel poco che ho visto potrei dire che era Agostino, però sono momenti così molto... Le sembianze, c'erano molte, molte caratteristiche che si somigliavano, ma proprio tante. Lei ha detto che avrebbe avuto bisogno di vederlo integralmente, diciamo, cioè non solo la faccia, ecco. Questo lo conferma. Era molto di questo Vespino, l'ho visto come si rincorsa, però di quel po' che ho visto, e mi ricordo benissimo, vedendo poi la fotografia di Agostino in TV, c'era molta somiglianza. E lei ricorda quindi quando è che la prima volta che ritenne questa somiglianza? Quando avvenne questo in TV che vide Agostino? Ma quando cominciare a vedere... cioè prima non mi interessava, non seguo. Quando poi cominciai a collaborare, quindi ho cominciato a collegare i fatti, quindi ho riferito dell'episodio per dire, guardi, per quello che può valere, ho visto questa cosa e poteva essere Agostino. Questo io glielo domando, signor Brusca, perché lei di questa cosa ne ha parlato nel verbale del 22 giugno del 2017. C'è stato un motivo per cui non l'ha riferito fino ad allora, diciamo? Ho raccontato di questo episodio che sicuramente come momento che mi era sfuggito lo ritenevo di secondaria importanza, ho cercato di dare contributo e dando un altro elemento di conoscenza mia, poi le valutazioni di fachi di competenza. Va bene, passo al mio collega. Solo in realtà una precisazione, signor Brusca. Lei ha parlato di questo colloquio con Riina riguardante l'omicidio Agostino, in cui Riina sostanzialmente le chiedeva, accusava lei e Madonia Salvino di essere coinvolti nell'omicidio. Ma poi lei ha avuto modo di parlare con Madonia Salvino di questa situazione, di questo omicidio? No, perché poi credo che subito dopo fu arrestato. No, non ho avuto modo di parlare con Salvuccio. Che l'avrei fatto, quindi era perché era stato arrestato. Lei che rapporto aveva con Madonia Salvino? A parte, diciamo, l'occultamento del cadavere di Genova di cui ha riferito, che le viene portato da Madonia Salvino. Era uno dei miei, come so dire, più stretti collaboratori. Poi tranne per altre occasioni per commettere un po' meno, ma solo per problemi di gradi, fra virgolette, ma con Salvuccio Madonia eravamo, diciamo, commettere omicidi, decisioni, avevamo lo stesso, un certo punto avevamo lo stesso ruolo, eravamo stati incaricati da Riina di continuare, perché prima c'era Antonino, poi c'era lui, nella guerra di dare una mano d'aiuto agli alcamesi nella guerra con il clan greco.
quindi ottimi rapporti, ma anche di natura personale. Cioè non avevamo proprio, come si dice, di quegli amici proprio stretto stretto, però avevamo una buona confidenza, un buon rapporto. Senta, per quanto lei ha potuto verificare, quali erano i rapporti fra i due fratelli, fra Nino e Salvino? Ma buoni. Ottimi. Senta, un'ultima domanda. Lei ha conosciuto, mai sentito parlare all'interno di Cosa Nostra di Scotto Gaetano? Mai che mi ricordo, no. Va bene, io non ho altre domande, grazie. Prego. Le parti civili. Posso, Presidente? Avvocato Repici, prego. Grazie. Avvocato Repici, buongiorno, signor Brusca. Buongiorno. Presidente, le chiedo sì, la sento. Di essere autorizzato a stare seduto per consultare prego, il prego. Computer. Prego, avvocato. Allora, signor Brusca, alcune precisazioni soltanto sulle domande che le sono state fatte. Il mandamento di Resuttana da quante e quali famiglie era composto? Guardi, quello dell'Acqua Santa, Resuttana, quartiere di Palermo, l'Acqua Santa, Arenella, non mi ricordo se c'erano altri territori. Bene, la famiglia Resuttana, la dirigenza era la stessa del mandamento, giusto? Sì. Quindi sempre Madonia, Antonino, fino a quando è stato libero? Esattamente. Famiglia dell'Acqua Santa, chi era il capofamiglia? Vincenzo Galato. Per tutto il periodo in cui lei ha avuto rapporti con la famiglia Galatolo, ci sono state successioni dovute a evenienze varie? Finché Vincenzo Galatolo era libero, era lui reggente. Poi c'è stato un periodo, non mi ricordo chi, comunque io riprendo i contatti con quel territorio, contatti nel senso che non ci sono mai andato, con Nicola di Trapani e con Giuseppe Guastella. Non mi ricordo uno prima con Giuseppe Guastella e poi con Nicola di Trapani. Va bene. Senta, chi dirigeva la famiglia dell'Arenella? Questo non glielo so dire perché non c'è stato mai un interesse particolare per quel territorio. Ma lei ha conosciuto uomini d'onore dell'Arenella? Forse qualcuno li ho visti, ma non me ne ricordo i nomi. Sicuramente ne ho visti più di qualcuno, però non mi ricordo il nome, non l'avrei detto senza nessuna difficoltà. Lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati? Non era un quartiere che frequentavo direttamente, diretto o indiretto attraverso Madonia. Sì. Le ho chiesto se lei ha mai conosciuto Gaetano Fidanzati. Sì. Era uomo d'onore? Era uomo d'onore, apparteneva alla famiglia di quel quartiere. Quale? Quale quartiere? Quello che ho... Arenella. Aveva un ruolo di vertice o di semplice uomo d'onore? Ma quando l'ho conosciuto io, se non ricordo male, era uomo d'onore, perché lui era sempre quasi a Milano. Sì. Quindi c'erano altri soggetti che ne occupavano quel posto. Lei quando lo ha conosciuto? Ma io l'ho conosciuto all'inizio degli anni 80, attraverso, perché lui era molto amico, a prescindere dal territorio, era amico del nostro compaesano Bono, Alfredo Bono, Pippo Bono. Della famiglia di Bolognetta? Sì, che erano tutti soggetti che gravitavano a Milano. Sì. Gaetano Carollo, tutti questi soggetti qua, sì. E sa se Fidanzati, abitando a Milano, aveva dei referenti a Palermo nel quartiere dell'Arenella? Ma se non era stato messo fuori famiglia, che io sappia no, il suo punto di riferimento era sempre l'Arenella. Poi a Milano si poteva unire con chi sia. Non so se era lui il capo, c'erano altri, non conosco la realtà dell'Arenella. Ho capito. Lei ha conoscenza di
specifiche diciamo attività svolte da fidanzati anche a Milano o fra Milano e la Sicilia? No, non conosco quello che faceva Gaetano Fidanzati. E lei ha mai conosciuto un tale Gaetano Scotto? No, ripeto, può essere pure che magari l'abbia incontrato, ma non me lo ricordo. Che ho conosciuto qualche soggetto che non mi è rimasto, come so dire, in viso e che non vedevo spesso, però non lo ricordo, non ce l'ho presente. Vorrei alcune precisazioni sulla questione contorno della quale lei ha già parlato. La prima è questa. Lei seppe in un certo momento dell'arresto di Salvatore Contorno a San Nicola l'Arena? Sì, ho saputo dai mezzi di informazione. Bene. Che io però già sapevo che lui era in zona. Infatti la precisazione che io le volevo chiedere è questa. Lei aveva già saputo della presenza di Contorno in Sicilia quando Contorno venne arrestato? Sì, avevo saputo della presenza in Sicilia prima di me, che fu nel momento della transizione da parte della reggenza di Di Maggio, che lui questa notizia me la dice lui per prima e poi è passata a me. E io mi sono interessato perché lui Contorno frequentava un'abitazione a Castellammare di un proprietario che è stato ucciso, che in questo momento non mi ricordo il nome. E questo accade nel passaggio di reggenza del mandamento fra Balduccio Di Maggio e lei? Precisamente, sì, questo è proprio il punto preciso di qualche giorno prima, di cui poi nell'incarico c'era pure questo compito. Ecco, allora io le chiedo, vediamo se riesce a focalizzare in relazione a un altro fatto. Rispetto allo strangolamento di quella persona che oggi lei ha preso chiamarsi Palazzolo, la conoscenza della vicenda Contorno e quello che lei ha raccontato avviene prima o dopo? Avvocato, non sono in condizione di il tempo è breve, però non le so dire se prima o dopo, però si ci può arrivare facilmente. La reggenza io la prendo con l'arresto di Contorno, quindi giorni prima, 10, 7, 8, perché questo è il periodo. Prima, il fatto di Palazzolo, credo fosse pure in quel contesto, quindi ancora non era stato arrestato Contorno, perché eravamo presenti nel Baglio Pepitone proprio per la ricerca o aggiornarci su questa vicenda. Quindi con i tempi... Palazzolo è stato ucciso prima dell'arresto di Salvatore Contorno, se non ricordo male. Sì. Bene. Della vicenda di Contorno, lei parlò con Salvatore Riina? No, ripeto, io già presi in corso d'opera questa vicenda, quindi capitò forse qualche battuta, ma nulla di particolare che io mi ricordi. Le faccio una domanda precisa. Avete mai commentato, parlato con Salvatore Riina di accuse nei confronti del dottor Falcone a proposito della presenza di Contorno in Sicilia? Ma erano chiacchiere che venivano fuori, nel senso che si diceva, ma le prende per quelle che valgono, che era stato mandato Contorno da Falcone, dal dottor Di Gennaro e di qualche altro per uccidere soggetti, ma ripeto, erano voci. E queste erano le voci che sono uscite pure sui giornali, sì, ma io le ho chiesto lei ne ha parlato con Riina di questo. Credo di sì, però ripeto, non ho un ricordo specifico, credo di sì. Le faccio un'altra domanda specifica. Lei con Riina ha mai parlato di un magistrato che si chiama Di Pisa?
Sì, esatto, sì. Lui a un dato punto mi ebbe a dire in base a certi argomenti, dice, ah, se parlasse di Pisa o collaborasse di Pisa, una cosa del genere, secondo lui sarebbero venute un sacco di problematiche all'interno della Procura di Palermo. Quindi Riina auspicava dichiarazioni di Pisa? Perfettamente, per quello che stava avvenendo in procura in quel momento. In relazione alla vicenda Contorno? Esattamente. Ecco, un'altra domanda, signor... Questo perché, chiedo scusa. Prego. Che vuol dire che lui aveva notizie, non so se dirette, ma il 99% indirette, da persone a lui fidate, provenienti dalla procura. Lui Riina. Riina, sì, Riina Salvatore. Sì. E precisazione, e cioè, anzi, una domanda. Nel periodo successivo al attentato al dottor Falcone alla Daura, le capitò di parlare con altri appartenenti a Cosa Nostra di dichiarazioni rese alla stampa dal dottor Falcone, quando il dottor Falcone parlò di menti raffinatissime dietro l'attentato? Non mi ricordo in questo momento, avvocato, veramente stamattina sono un po' così, no, non mi ricordo, può essere che l'abbia fatto. Se mi dà un dettaglio io gli rispondo subito, un aiutino. Parlò mai con uomini di Cosa Nostra del dottor Bruno Contrada? No, non me lo ricordo, sinceramente, non me lo ricordo. Che sì, di Bruno Contrada, no, quello era del dottor La Barbera. Che non si doveva uccidere perché faceva lo sceriffo, ma erano commenti così molto quasi da bar. Fatti con chi? Con Riina, con altri soggetti apparenti di Cosa Nostra. Che poi il giro era sempre quello, se non era con Biondino era con Raffaele Ganci o con Sabuccio Madonia o con Riina stesso. Lei prima ha parlato, esattamente, ripeto le sue parole, del complotto Puccio. Complotto Puccio sarebbe che alcuni appartenenti a Cosa Nostra, tra cui Puccio Vincenzo, che ne capeggiava questo progetto, chiamiamolo progetto, c'era il fratello di me, Agostino Marino Mannoia e altri, sì? Che volevano, secondo quello che gli veniva a conoscenza, volevano attentare alla vita di Salvatore Riina e di tutti quelli a lui vicino. E furono prese determinazioni in contrasto con la volontà di Vincenzo Puccio, con l'attività programmata da Puccio? Sì, poi si è ricostruito un po' quali erano i suoi legami, i suoi contatti, i suoi, fra virgolette, complici, e sono stati quasi tutti eliminati uno dietro l'altro. Ecco. Si è scoperto pure chi aveva commesso l'omicidio di... Abate o Abbanese, un uomo d'onore di Bagheria che aveva con la conceria di pelle, sì. Che quel giorno è andato a prendere a Bernardo Provenzano, quindi Provenzano si era scampata per qualche secondo, qualche minuto, sì. E questi sono i commenti. Ho capito. Chi si è occupato di eliminare Vincenzo Puccio e gli uomini che insieme a lui erano attivi, diciamo, contro Salvatore Riina? All'interno del carcere, ormai la storia è nota, sì. È stato Giuseppe Marchese, anche se poi è stato il fratello, la storia giudiziariamente sì. Si conosce. Sì. Invece dall'esterno
C'eravamo tutti quasi quei 3, 4, 5 emendamenti, e poi sull'esecutività, specificamente in occasione dell'omicidio del fratello di Vincenzo Puccio, ha commesso ai Rotoli, al cimitero, credo ci fosse al cimitero dei Rotoli, tra tutti questi c'era Sapuccio Madonia, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anselmo, non mi ricordo, comunque questi erano quelli che hanno partecipato materialmente al fatto. Sì. E c'erano pure tanti altri di appoggio, cioè, tra cui pure io. Lei prima ha fatto il nome di Agostino Marino Mannoia. Sì. Fu ucciso anche lui? No, grazie a Dio ancora vivo, il fratello sì. Agostino, io ho detto Agostino Marino Mannoia. Sì, chiedo scusa. Lei aveva fatto il nome di Agostino, non del fratello. Sì, credo che fosse scomparso, ma credo abbia scomparso come l'uva bianca, se non ricordo male. Ma la domanda è, lei sa se venne ucciso? Ucciso o scomparso, non mi ricordo se fu ucciso ma o scomparso, nel senso con la lupara bianca. Credo che abbia con il sistema della lupara bianca, non vorrei sbagliare. Sì, e allora l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia rientra nello stesso quadro dell'uccisione di Vincenzo Buccio e degli altri? Non ha nulla a che vedere con l'arresto, cioè la presenza di contorno, questo, perché in quel momento le cose erano vicine, sì. E quindi non si sapeva la matrice, quindi erano due cose diverse. Sì, ho capito che erano due cose diverse. Io non le ho parlato più di contorno, le ho chiesto se l'omicidio di Agostino Marino, l'eliminazione di Agostino Marino Mannoia era collegata a quella di Puccio e degli altri partecipi al complotto Puccio. Sì. Sì. Sì, siccome poco fa io rispondevo sì, ho capito. L'ho capito. Quindi sì, carissimo. Senta, lei ha mai conosciuto Armando Bonanno? Non ho capito, scusi. Lei ha mai conosciuto Armando Bonanno? Sì, ho conosciuto come il periodo della latitanza in cui è stato ospite a San Giuseppe Ata assieme al padre Francesco. L'ho conosciuto avendo commesso un omicidio assieme, uno, sì. Due. Lei ha saputo, Armando Bonanno è vivo? No, so che è stato eliminato col sistema della lupara bianca. Lei sa da chi? Dagli organi di stampa, perché se non ricordo, non dagli organi di stampa, saputo che è stato per opera di Rina, però materialmente chi l'ha commesso non lo so. No, naturalmente, signor Brusca, intendiamoci, quando io le chiedo se lei sa... Non le chiedo notizie di stampa, le chiedo se lei ha saputo dentro Cosa Nostra. Sì, è scomparso. Sì, e non sa chi operativamente si occupò della sua eliminazione? No. Sa se è mai stato latitante nel territorio del mandamento di Resuttana? Chi? Armando Bonanno. Sì, nella zona dell'Arenella. Esattamente. E lei sa chi era il proprietario o comunque il titolare del luogo in cui Armando Bonanno trascorreva la latitanza? No, non lo so chi era, però conosco il luogo. Lei lo conosce? Sì, non lo ricordo benissimo. Perché lei c'è stato? Linea di massima posso pure indicarlo. È sulla strada che va all'Arenella. Ora, a un dato punto si gira a sinistra e c'erano tutti un sacco un orto o un sacco di orti e c'era una baracca, non so se c'è ancora, è smontato, non lo so, che si entrava, diciamo, partendo dalla Villa Egea, andando verso Mondello, a un dato punto si gira a sinistra, c'è un vico, si gira a sinistra, poi un'altra volta a sinistra e si arriva in questo posto. Ho capito. Quindi era un posto, diciamo, collegato a un terreno, a un orto? Sì, una casa con una baracca, un po' di baroccata, ma era utile per gli incontri tra uomini di Cosa. Ho capito. Senta, lei sa che rapporti ci fossero fra Armando Bonanno e Vincenzo Puccio? Ma i rapporti personali, che io sappia, normali. Non conosco se c'erano... racconti personali, cioè rapporti personali.
E lei... Però quando fu... Sì, chieda. Lei conosce, non conosco, quello che ho detto, sì. Lei conosce i motivi per cui fu ucciso, fu eliminato, fu vittima di Lupara Bianca Armando Bonanno? Ma generiche, non sono sceso mai nei dettagli, che a quanto pare o che voleva vendicare la morte di Gaetano Carollo o che c'era qualche altra cosa, non so per quale motivo, comunque delle esternazioni che non piacevano a Tatorrina. Ho capito. E Armando Bonanno di quale famiglia faceva parte di Cosa Nostra? Guardi, pur avendo un buon rapporto, sapevo che era dal mandamento di Re Sultana ed erano buoni rapporti con i Madonia. Sinceramente non so se era della Renello o della... non glielo ho mai chiesto, per la verità. Comunque del mandamento di Re Sultana? Sì, sì. Ecco, lei ha fatto il riferimento alla uccisione di Gaetano Carollo, quale possibile ragione anche dell'uccisione di Armando Bonanno. Gaetano Carollo aveva un ruolo in Cosa Nostra, in quale famiglia, in quale mandamento? Mandamento di Re Sultana, non so se era delle, anche lui della Renello, no, sinceramente non lo so, però so che era molto amico di, molto amico. Era nelle, collaborava in stretta collaborazione con i Madonia. E però lei dice fu ucciso. Fu ucciso per volontà di chi? Da parte di Rina. Anche qui non è stato il periodo in cui Rina mi teneva un po' all'oscuro di tutto. E riesce più o meno a ricordare l'anno? L'uccisione di Gaetano Carollo? Sì. Se non ricordo male, nell'86. Ecco, e a questo punto le chiedo, sia Armando Bonanno sia Gaetano Carollo sono due persone che lei indica come eliminate per volontà di Totò Riina ed entrambi appartenenti al mandamento di Re Sultana. Nell'eliminazione di Armando Bonanno e di Gaetano Carollo, la posizione dei Madonia, cioè di coloro che reggevano il mandamento, qual è stata? Non glielo so dire, però da notizie però molto labili, che Antonino Madonia non accettò di buon grado, però diciamo ha fatto cattivo e non mi viene la bella battuta, comunque non accettò di buon grado la situazione, ripeto, però siccome io queste notizie erano tutte notizie così molto, molto labili, non conosco i dettagli, sia la motivazione vera e sia la reazione di Antonio Madonia. So che non l'ha presa bene. Lei con Nino Madonia ne ha mai parlato? No. Né con Nino né con Salvuccio, né con nessuno. Ho capito. Senta, lei ha mai saputo dell'omicidio di un tale Matteo Corona? No. Può essere sì, ma che mi ricordo no. Conclusivamente su questo punto, oltre a Vincenzo Puccio e al fratello, conosce i nomi degli altri soggetti uccisi in quanto partecipi con Puccio del complotto? Sì, 3-4 soggetti a Bagheria di nome scaduto, di cui uno l'ho commesso io, un tale scaduto che doveva essere un avvocato o si stava, era avvocato o si stava laureando, non mi ricordo, comunque già c'è pure un processo in merito, e tanti altri, credo 4, 5, 6, 7 persone sono state uccise, in particolar modo sul Bagherese. In particolar modo sul Bagherese. Lei sa se Vincenzo Puccio ha mai per qualche periodo vissuto a Bagheria? Sì, Vincenzo Puccio, tra Ciaculli, Bagheria, quello è un territorio diciamo molto vicino a quello di Ciaculli, anche se le sue origini erano, se non ricordo male, dell'Acqua Santa o della Renella, comunque di quel territorio. Va bene. Senta, lei ha mai
avuto notizie di un tale Alberto Volo, titolare di una scuola privata a Palermo? Alberto? Volo, titolare di una scuola privata a Palermo. Non mi ricordo in questo momento, credo di no. Senta, una precisazione, lei ha già fatto i nomi, oltre che De Madonia, anche di Giacomo Giuseppe Gambino. Vorrei chiedere in particolare, in dettaglio, se lei sa quale fosse la dinamica, il tenore dei rapporti fra Nino Madonia e Giacomo Giuseppe Gambino. Diciamo che erano ottimi, ma c'era molto conflitto fra i due. In che senso? Di territorio, di gelosia territoriale. Il Gambino era totalmente d'accordo con Totorrina, erano, come si dice, secchi alla corda. Invece con Antonino Madonia ogni tanto c'era qualche cosa che non andava, tipo il fatto che hanno combinato il fratello senza chiederglielo, il cognato, non il fratello, il cognato Giovanni Pilo, e altri problemi economici. C'erano tante piccole beghe che non consentivano di avere un rapporto lineare. A proposito del cognato, lei ha detto che era stato riservatamente affiliato da Nino Madonia. Sì. Ma c'era stato il consenso di Gambino preventivo? No, non glielo dovevano. Il motivo forse è proprio questo, che non dovevano chiederlo. Lo potevano fare per rispetto, ma siccome un soggetto del loro territorio, potevano fare quello che volevano sotto questo aspetto. Senta, chiedo perché uno dei motivi era perché il Gambino non voleva, non c'era bisogno di affiliare a cognato, quindi l'hanno interpretato come una sorta di... Ma questo è una sua deduzione o è un fatto che ha saputo? No, un pochettino le lamentere, ripeto, nei dettagli non li conosco, ma erano quelle piccole lamentere che poi uno si fa una sua deduzione, no, i dettagli non li conosco. Va bene. Presidente, per quanto il verbale è in atti, però ritengo opportuno fare la contestazione per dare la possibilità al signor Brusca di chiarire o di spiegare in modo che sia a me comprensibile. Alla pagina 69 del verbale del 22 giugno del 2017, allora partiamo dal partiamo dall'inizio. In questo verbale lei ha raccontato quello che ha raccontato anche oggi a proposito delle lamentele di Riina su Nino Madonia nell'occasione in cui dovevate festeggiare la strage di Capaci. Ha presente l'episodio? Sì. Bene, lei in quell'occasione disse esattamente: si sfogò per dire se mi avesse dato retta o mi avrebbe dato un po' di ascolto, scagliandosi contro Antonino Madonia alla presenza di Totò Riina. Cioè non era una cosa
E questo non è in contrasto con quello, esattamente quello che lei ha detto, parlando delle parole di Salvatore Biondino. E qui prosegue: perché un passo indietro, Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda, andavano d'accordo. Qui, quindi, per quello che riesco a capire io, lei sostanzialmente dice che Nino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino andavano particolarmente d'accordo e Salvatore Biondino fa questa affermazione mentre loro due sono un passo più indietro. Addirittura dice sono il secchio e la corda, cioè stanno sempre insieme. Ha perfettamente ragione, ma c'è un problema, che in quel momento Giuseppe Giacomino non era presente e il mandamento era detto da Biondino, e Biondino che si lamenta dell'esecutività, non a Giuseppe Giacomino, perché è arrestato. Giusto, e qua è una precisazione opportuna, quindi un passo indietro evidentemente era solo, non era in senso reale, ma era in senso figurato, perché anche Nino Madonia in quel momento era in carcere. Però qua dice Antonino Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino erano il secchio e la corda. Sì, ne confermo, nel senso che, aspetti, mi chiarisco, quando si dovevano commettere degli omicidi erano il secchio e la corda, non c'erano cose che non facevano assieme, poi c'erano le sfumature di natura comportamentale che non sempre erano d'accordo. Io quando riferisco sul fatto esecutivo, i due erano sempre assieme, poi c'erano le sfumature all'interno dei commenti di valutazione, quello è un altro aspetto. Con riguardo alla strage dell'attentato alla Daura, non è Giuseppe Giacomino che si lamenta, ma è Biondino che si sente, fra virgolette, messo da parte. Bene, e lei ha mai appreso di doglianze, di lamentele di Giacomo Giuseppe Gambino sulla Daura? O solo da Salvatore Biondino le ha apprese? No, da Biondino, perché Giuseppe Giacomino è stato arrestato e poi ha finito la sua carcere, diciamo piccandosi, sì, suicidandosi in epoca successiva. E ricorda quando venne arrestato Gambino? Ma credo 84-85, non mi ricordo con precisione. Va bene. Per quel che è a sua conoscenza, all'interno del mandamento di Resuttana, chi erano le persone più vicine in assoluto a Nino Madonia? Il Galatolo e in particolar modo Vincenzo. Va bene. C'è una cosa che volevo che lei precisasse. Lei ha detto il mio maestro è stato Nino Madonia in prosecuzione rispetto a Bagarella, dopo l'arresto di Bagarella, ma il suo rapporto con Nino Madonia, com'è che nasce questo rapporto particolarmente vicino fra due persone di mandamenti diversi? Nasce dalla frequentazione di mio padre con Salvatore Rina e poi piano piano con anche quello personale. Il mio maestro d'arte, nel senso che commettevo tutti i reati commessi, tranne quando lui non era presente o io non ero presente all'estamento, quasi in tutti i casi, quelli che riguardavano l'interesse generale di Cosa Nostra, eravamo sempre presenti. Ma questo vuol dire che nei casi che riguardavano gli interessi generali di Cosa Nostra interveniva sempre Nino Madonia? Quasi, quando lui era presente quasi sempre, ma c'erano volte che lui non partecipava, figuriamoci. Cioè se lui era in stato di libertà, ai delitti più importanti lui partecipava sempre e comunque? Totale, voleva essere sempre il primo. Senta, il mandamento di Resuttana quando nasce come mandamento? Che io sappia fu in occasione dell'82, quando ci fu la riformulazione dei mandamenti,
C'era stata l'eliminazione di qualche capo mafia? Sì, c'è stata l'eliminazione di Salvatore. Forse il Rosario. Aspetti, io lo dico, non mi viene il nome in questo momento. Salvatore Cobono. Scaglione, Salvatore Scaglione, sì. Che anche insomma ricordo se è capo famiglia, capo mandamento. Ecco. Lei. Non le chiedo di entrare in dettaglio perché sarebbe troppo lunga. Lei ebbe conoscenza della uccisione di Rosario Riccobono? Sì, ho partecipato in prima persona. Bene, e dove avvenne? Incontro da Musi. Quindi nel suo territorio? Sì. Ecco, in contemporanea a Palermo vennero commessi altri delitti? In contemporanea sì. Alla uccisione di Rosario Riccobono a San Giuseppe Iato? Sì, quel giorno dopo aver commesso l'omicidio di Sario Riccobono, ormai accertato giudiziariamente, io mi sono recato in una villa vicina incontrata signora dove c'era il telefono, ho chiamato all'officina di Cammicchia dove c'era già d'accordo Antonio Madonia ad aspettarmi. Appena gli ho detto che qua era tutto a posto, diciamo, avevamo parole convenzionati. Lui ha dato esecuzione, poi tutti i re sono stati uccisi in quel territorio, in quel mandamento, altri 4, 5, 6, 7 persone, non lo so, non mi ricordo. E quindi di questa attività a Palermo si è occupato Nino Madonia? Madonia è per la sua parte, poi c'è stata l'altra parte nella serata degli omicidi a danno di Michalizzi, che c'è stato lui, quelli della Noce, Raffaele Ganci, Ganceme, quel gruppo palermitano, diciamo, che di solo collaborava assieme. Va bene. Senta, Villa Grazia di Carini, di quale famiglia e di quale mandamento il territorio faceva parte? San Lorenzo. E lei sa, ha mai saputo se qualcuno dei Madonia o dei Di Trapani ha vissuto in qualche periodo in quel territorio? Sì, loro ci avevano. Loro abitavano il confine Cinisi, dove loro ci avevano delle Cinisi, delle Rasine, c'avevano delle proprietà, in particolar modo di Trapani. Ci avevano pure, non so se filo, terreno a Marina Longa. Ed erano utilizzati sì, anche dai Madonia? Che io sappia sì. Quindi ma era una loro base di riferimento? Chiedo scusa, non ho capito. Era una loro base di riferimento? No, se fosse come abitazione estiva, non credo come. No, non ne conosco come base di riferimento operativa di Madonia, no. Non la conosco, quindi ci sia, ma io non la conosco. Come dimora, quindi? Come luogo dove esatto, andare? Sì. Sì. A stare. Senta, in un verbale di interrogatorio che è stato acquisito, a proposito delle relazioni importanti di Nino Madonia, lei ha fatto riferimento a uno zio medico. Vale, avvocato, sì. Dovrebbe essere sempre il 22 giugno del 2007, solo che non c'è il nome. Le chiedo, sa indicare il nome di questa persona? Non so se fosse zio materno o paterno, credo paterno, però non sono sicuro. E il nome, diceva l'avvocato, lo sa indicare? Non so, è un parente di Madonia Antonino, credo che si chiamasse Madonia, però non ho escluso che fosse un di Trapani. Va bene. Senta, lei un uomo d'onore che si chiama o si chiamava Lentini a Castellammare, l'ha mai conosciuto? Sì, era un mio pupillo, fra virgolette. Un preferito, una persona di mia affidabilità, un pupillo, chiamiamolo così, per capirci. Ho capito. Lei sa se suo fratello Vincenzo Salvatore lo ha conosciuto? Sì.
periodo con cui io ero latitante a Castellammare. Non mi ricordo il dettaglio, ma credo che l'abbia conosciuto una volta, due volte, non lo so dire, non me lo ricordo. E qual è il periodo? È dal 92 al 94, forse pure prima, qualche volta, ma in particolar modo 92 90, 94, perché poi... Per intenderci, il periodo dell'omicidio Milazzo e della compagna di Milazzo è quello? Il periodo è quello, però lui non ha partecipato... Non dicevo sì, se Lentini aveva... Sì, periodo 92-94. Va bene. Lei a un certo punto, quando ha spiegato una certa diffidenza o fastidio di Riina nei confronti di Nino Madonia, ha fatto riferimento ad aggiustamento di processi. Ho capito bene? Sì. Può spiegare che cosa vuol dire? Cioè, in dettaglio, che cosa è? O aggiustare processi in merito di pene giudiziarie, di condanne, in particolar modo quelli previsti dall'ergastolo, o con misure di prevenzioni, tipo in particolar modo c'è un episodio che riguarda Giovanni Pilo che aveva trovato un canale. Quindi tutto quello che era giudiziario e si poteva intervenire di qualunque natura si faceva. Ma la ragione del fastidio per Salvatore Riina qual era? Che se lo teneva per i fatti suoi e non lo metteva a disposizione di tutta l'organizzazione. Ah, cioè Nino Madonia aveva relazioni istituzionali che teneva riservate per sé? Esatto, per non bruciarlo, fra virgolette. Per non bruciarle? Sa se queste relazioni esterne di Nino Madonia tenute riservate facevano riferimento anche a servizi segreti e polizia di Stato? Non lo escludo, gli ho detto, aveva delle Rina... traspariva con mezzaparolo, con gli umori, che bisogna poi entrare in quel sistema per capire. Lo capisco. Che non gli piaceva il comportamento di Antonino Madonia, se erano poi istituzionali, cioè per motivi di ragione istituzionale con i servizi o quant'altro, questo non glielo so dire. E a lui ha cambiato fino a un certo punto, fino all'81-82, dopodiché non so che è successo, ma ha cambiato umori nei confronti di Antonino Madonia. Però lei conosce qualche ragione per cui, nonostante abbia cambiato umore, non ha mai, diciamo, preso decisioni conseguenti? Riina nei confronti di Nino Madonia? Guardi, secondo me, se Nino Madonia non fosse stato arrestato e Riina non fosse arrestata e via dicendo, io credo che Antonino Madonia non avrebbe fatto una buona fine. Un atto particolare per far capire alla Corte. Prego. Nell'79-80 c'era, che c'è per un fatto processuale, c'era la volontà di Leo Luca Bagarella vadere dal carcere. Sì. A un certo punto arriva questa notizia, non mi ricordo da chi, che già c'era il piano pronto con la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Che doveva evadere. Il piano poi è fallito, però a questo piano, quando mi è arrivata la notizia, io avverto Riina mi dice che la Riina, cioè questa notizia la so io perché la porta a Raffaele Ganci, non mi ricordo chi me la dà, o il fratello di Vincenzo Milazzo che erano assieme, quindi Sebastiano Milazzo mi porta la notizia che tutto era pronto, quindi io ho necessità di avere appoggio sul territorio e anche perché si parlava di due o tre soggetti che dovevano evadere e io vado da Antonino Madonia e in quell'occasione Antonino Madonia va a dire ma tutte le rogne a me mi capitano e io questa cosa sinceramente sono rimasto un po' strano, glielo ho raccontato Antonino a Riina Salvatore e sì, dice Nino deve va cercando solo quello che gli interessa a lui, battute non belle, ecco, per dirgli. Ho capito. E c'è qualche ragione di fatto per cui lei arrivò a pensare che se non fosse stato ucciso Nino Madonia sarebbe stato arrestato e non invece poteva succedere il contrario, e cioè che veniva ucciso Salvatore Riina?
Ma su questo Rina purtroppo era abilissimo, non dava mai al suo presunto avversario di poter arrivare a lui. Quando riusciva a percepire qualche cosa che non andava, da quel momento in poi lui adottava il sistema che non ti, adottava il sistema nel senso nei confronti anche degli altri di non aiutarlo quando sbagliava, ma di lasciarlo camminare. Più sbagliava, in maniera che poi lui si giustificava agli occhi degli altri: l'abbiamo ucciso per questo. Però non faceva mai nulla, un richiamo, un chiarimento. Aspettava di avere la giustificazione formale? Precisamente. E Nino Madonia non aveva questo tipo di atteggiamento? No, per niente. Ho capito. Senta, a proposito della capacità dei Madonia, di Nino Madonia in particolare, di avere notizie, lei ha mai saputo qualcosa sulla morte presso la questura di Palermo di un tale Marino? No, più di quello che si sa normalmente, dettagli non ne conosco, perché ripeto, quel periodo erano altri soggetti che curavano questi rapporti. Notizie che aveva Giuseppe Grigo Scarpa o Madonia, erano notizie che avevano loro in quel momento, non le conosco, poi conosco un po' quello che la stampa. No, io non voglio sapere notizie di stampa, ma... No, di quello che è avvenuto dopo, no, non conosco all'interno le fonti di Antonino Madonia o di altri che passano notizie istituzionale a questi soggetti, non ma li conosco. Antonino Madonia ne ha avute notizie sulla morte di Marino? Ripeto, non lo so, può essere sì, può essere no, li poteva avere lui o li poteva avere Giuseppe Grigo Scarpa, che era nella stessa barca. Lei ricorda quando fu ucciso Giuseppe Grigo Scarpa? Ucciso, fatto scomparire. Fatto scomparire, sì. 84, 85, non mi ricordo, su per giù quella data. Presidente, il verbale è in atti ed è sempre lo stesso, 22 giugno 2007. Leggo a formale contestazione in modo da consentire al signor Brusca di dare una spiegazione. Leggo per intero a partire dalla parte finale di pagina 18. Signor Brusca, lei in quell'occasione disse così: che Madonia aveva delle relazioni importanti con altri soggetti, questo non glielo so dire, che aveva informazioni da parte di qualche tra virgolette poliziotto o qualche cosa, perché lui aveva notizie. Domanda del PM: come sa che aveva notizie? Lei risponde: perché lui sapeva quando era, no, lui il fratello, quando era pedinato movimenti. PM: come, lei come lo sa che loro sapevano? Brusca: me lo dicevano. PM: cosa le dicevano? Cosa le dicevano? E lei risponde: in base alle notizie all'interno. Per esempio, quando fu il fatto di Marino, loro avevano notizie ben precise. Che avevano ricevuto notizie all'interno di quello che è successo della questura, però non so se Giuseppe Madonia, Antonino Madonia o Giuseppe Grigo Scarpa in quel momento erano tutte e due assieme a Giuseppe Giacomo Gambino che collaboravano, però avevano delle notizie ben precise che venivano dalla questura. Sì, mi ascolti. Lei ha già detto che Giuseppe Grigo Scarpa scompare fra l'84 e l'85. Giuseppe Madonia, sì, fratello di Nino Madonia, lei sa quando venne arrestato? Giuseppe Madonia venne arrestato in occasione dell'omicidio del capitano Basile. Esatto. Poi c'è stato un entra-esce, non me le ricordi dalle date. E poi, definitivamente? Credo lui era soggiorno a Roma, credo nel 92-93. Nell'85... Non lo ricordo, avvocato. Sì, nell'85... Lei... Prima, su domanda del pubblico ministero, ha detto: di fatto chi comandava il mandamento di Resuttana, anche quando era libero Francesco Madonia, era Nino Madonia. Nell'85 era questa la situazione? Cioè comandava Nino Madonia il mandamento di Resuttana? Guardi, quando era libero, se non era in carcere, era lui. Quindi in tutti i periodi in cui lui, Nino Madonia, è stato in libertà, era lui che dirigeva il mandamento, è questo? Precisamente. Va bene.
Senta, lei ha fatto una... ha dato un dettaglio a proposito del modo in cui Nino Madonia, diciamo, si decise a utilizzare il metodo dell'autobomba per alcuni attentati. Ha presente? Sì, la sento, alla domanda. Ha presente questa circostanza? Lei prima ha detto, ha fatto riferimento a un attentato a Cirillo a Roma, ho capito bene? Sì. Bene. Può spiegare come lei ha saputo e che cosa ha saputo di come Nino Madonia, diciamo, a seguito di questo attentato... sì, ho detto Cirillo, lapsus freudiano, Casillo. A proposito del fatto che Nino Madonia, diciamo, si decide a utilizzare quella modalità. E allora, non mi, ripeto, ora sono tanti anni che questo... Lo so. No, perché avvocato, io cerco, ormai ne conosco, cerco di rispondere finché posso e dove certo. Posso. Non mi ricordo come è venuto fuori di come mai l'iniziativa di usare l'autobomba a Palermo è da cosa nostra, anche se già era stato fatto ai tempi a Catania contro Calderone. Un tentativo non eseguito. Esatto. Però l'iniziativa fu che Antonino Madonia, l'iniziativa di cominciare a usare l'autobomba è stata sua, con l'esperienza di Cirillo. Antonino Madonia è venuto a Roma, questo sì, la origine, se lo ricordo male, origine napoletana, e Antonino Madonia era uno di quelli che era sempre a Napoli con gli uomini d'onore di Napoli, quindi conosceva pure quell'ambiente. Ecco, io non avevo voluto fare la domanda, diciamo, suggestiva, ma quindi Nino Madonia aveva cognizione precisa, conoscenza precisa di come era stato fatto quell'attentato? Precisamente, siccome l'ambiente era napoletano e conoscendo la famiglia di Marano in Nuvoletta e l'altri, quindi sicuramente lui avrei preso informazioni dirette, non so se come, quando, però l'ha preso lui direttamente dai napoletani, quindi gli hanno spiegato come funzionava, come si doveva commettere, quindi Ho capito. So poi se si è fatto presentare l'attentatore, se l'ha fatto spiegare, questo non glielo so dire, so che l'iniziativa di cominciare a usare l'autobombe contro i cosiddetti omicidi eccellenti è stata sua, proveniente da questa ideazione. Ecco, lei sa chi dei napoletani? Ha fatto riferimento a napoletani? Sì, dalla famiglia di Marano, in particolar modo in Nuvoletta, Angelo Nuvoletta, e lui era molto amico di Pasquale Licciardi, anche questo lui poi ucciso, che so anche raccontatomi da Nicola di Trapani, che Antonino Madonia non l'ha presa bene anche questo fatto, che erano molti amici. Quando ho detto lui era molto amico di Pasquale Licciardi e prima sì. Aveva detto di Nuvoletta, lui Licciardo chi è? Riccardo, non mi ricordo come si chiama. Come? Riccardo Licciardo, Ricciardo. No, non no, mi no. Ricordo come si chiama. Lei ha detto lui chi è? Antonino Madonia. Lo so, però siccome aveva usato quel termine. Sì, va bene. Nell'occasione in cui lei, diciamo, apprende queste notizie e si parla dell'attentato a Roma... con l'autobomba si parlò della partecipazione di esponenti dei servizi segreti nella realizzazione di quell'attentato? No, si parlò dell'iniziativa, come mai è stata usata l'autobomba e del carattere di Antonino Madonia, come, per quale motivo, questo non lo so. Va bene. Andiamo ai suoi rapporti con Santo Sottile e la moglie Maria Concetta D'Alessandro.
i suoi rapporti con queste due persone sono precedenti e a quando risalgono? Facciamo così. L'avvocato, io sono sottile, siamo paesani. Sì, sì, lo so, però glielo devo chiedere. Sì, la frequentazione, man mano che andavamo crescendo, il rapporto andava sempre crescendo sul lato personale, che su fatti di Cosa Nostra. Cosa Nostra quasi niente, tranne che non mi ha aiutato nella latitanza. Sì, per intenderci, all'epoca dell'attentato, dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone, lei già conosceva Santo Sottile e la moglie? Sì, sì, conoscevo sia moglie. E aveva rapporti di frequentazione? Sì, io spesso andavo. Quella casa per me era un diversivo per staccarmi addirittura dagli problemi di Cosa Nostra. Quando ero stanco, stressato, me andavo da lì, mangiavamo assieme, cenavamo, scherzavamo. Ho capito. L'avevo frequentato da sempre, non si figuri. Sì. Senta, avvocato, concludo un argomento e poi abbiamo bisogno di qualche minuto di sospensione. Sì. Allora, ma intanto le dico, concludo un argomento. Concludo sull'attentato al brigadiere Tommasone e poi... Sì. Sì, una sola precisazione su questa questione dell'incendio dell'auto del brigadiere Tommasone. Lei forse già l'ha detto, le chiedo, lei sa chi materialmente eseguì quell'attentato? Guardi, quell'attentato avvenne nel periodo in cui io ero soggiornato a Linosa. Sì. Credo che al 99% l'abbia seguito Baldassare Di Maggio, ma sono stato lui e poi è stato qualche altro. Comunque è stato sotto la reggenza di Di Maggio, giusto? Sì, sì, ma anche materialmente secondo me è stato lui. Ho capito. E, la ragione è quella che ha riferito prima, su cui le ha chiesto il pubblico ministero, cioè che il brigadiere Tommasone cercava latitanti, ma... Esatto, a meno che questo che mi fu specificato, spiego, se io ero in paese, Santo Sottile mi avrebbe informato a me, io non c'ero, ero informato a Baldassare, immagino che avevano quasi gli stessi rapporti, ecco. Io ero un po', fra virgolette, più stretto. Quindi Santo Sottile aveva informato Balduccio Di Maggio? Esatto. Va bene,